Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottardo di Edicom Edizioni e Edicom Eventi, che è la parte organizzativa di questi webinar, e vi do il benvenuto oggi a questo corso che riguarda i sistemi impermeabili continui e che tratterà un po' quelle che sono le corrette maniere di mettere in opera un sistema impermeabile e vedere anche quali sono i problemi maggiori che si affrontano anche in caso di contenzioso. Relatori di oggi saranno l'architetto Antonio Borcolino, che vedete già collegato con me, insieme a Lorenzo Ciferni, che è un esperto, un tecnico di Polyglass, che è un'azienda che ha sostenuto il corso di oggi e che è specializzata proprio in sistemi di impermeabilizzazione. Il webinar di oggi è accreditato dal Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Forlì e Cesena e ai geometri che seguiranno l'intero webinar per l'intera durata, quindi delle 2 ore previste, verranno riconosciuti 2 crediti formativi. Come sempre, o per chi non è stato con noi anche in altre occasioni, ricordo che per tutta la durata del webinar potrete porre delle domande. E utilizzando il pannello chat domande che trovate alla vostra destra in GoToWebinar. Se aveste eventuali problemi di audio o eventuali mancanze in alcuni momenti, questo è normale, può succedere, dipende dalla connessione, dai cali di connessione che ogni tanto succedono anche con le migliori linee. Non abbiate paura, normalmente sono questioni momentanee. Se dovesse essere un problema persistente, potete provare a scollegarvi e a ricollegarvi con lo stesso link che avete ricevuto via mail. Così, il computo delle ore di presenza verrà mantenuto. Allora, direi che siamo pronti. Vedo che ci ha già ormai raggiunto la maggior parte, credo di quasi tutti quelli che si erano iscritti oggi, a vedere dai numeri, e direi che possiamo iniziare il webinar. Allora, partendo dall'architetto Antonio Borcolino, che tratterà la maggior parte delle questioni, mentre in chiusura ritornerà con noi anche Lorenzo Ciferni per concludere tutta la parte, dando spazio anche poi alle domande. Allora, chi non conoscesse Antonio Borcolino, che era uno dei maggiori esperti in Italia in tema di impermeabilizzazione, gli chiedo magari brevemente di presentarsi, così prima di iniziare proprio la relazione. Prego, Antonio. Buongiorno a tutti, io sono Antonio Borcolino, sono architetto, anche se faccio un lavoro da ingegnere, e a parte il fatto che sono alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri, questo lo potete constatare già direttamente, anche giovane, diciamo che sono 44 anni che mi occupo di impermeabilizzazione. Mi sono occupato di impermeabilizzazione come applicatore, come progettista, e come produttore, quindi ho fatto tutta la gamma delle attività di impermeabilizzazione. Sono l'autore del codice di pratica delle opere in impermeabilizzazione e di altri volumi, tra cui patologie di impermeabilizzazione. Sono commissario UNI, quindi normatore dal 1988. Quindi praticamente ho partecipato a tutte le norme riguardanti l'impermeabilizzazione da quella data e sono ispettore assicurativo ispettore di conformità a fini assicurativi di sistemi impermeabili di grande dimensione. Cioè, tanto per intenderci, sono quello che ha dato l'assicurabilità a tutti i grattacieli di Milano, al grattacielo della regione, all'Unicredit, a CityLife, eccetera, eccetera. Quindi il mio lavoro è soprattutto di carattere pratico, come sarà pratico questo corso. Cioè, poca teoria, ma tanta pratica, perché il cantiere poi alla fine è l'ultimo discorso che dobbiamo fare. Allora, si divide in 2 parti. La prima parte è, diciamo, pratico-teorica, la seconda parte è la gestione di un cantiere. Allora, in Italia vengono prodotti ogni anno circa 170-180 milioni di metri quadri di impermeabilizzazione di membrane, dei quali 100 milioni vengono acquistati in Italia e il resto all'estero. Questi 100 milioni servono a realizzare
almeno 25 milioni di metri quadrati di coperture. È un numero enorme e significa circa l'85-90% delle impermeabilizzazioni in Italia, cioè in Italia le impermeabilizzazioni di tipo bituminoso rappresentano la stragrande maggioranza delle impermeabilizzazioni, sommando tutte le altre. In Italia il valore di un'impermeabilizzazione all'interno di un edificio è il 2% su edificio nuovo, è il 2% per edifici residenziali e terziari e il 4% per edifici commerciali e industriali. Le statistiche delle compagnie di assicurazione dicono che questi, i lavori che vengono assicurati, più o meno per il 15% presentano dei contenziosi nell'ambito dei 10 anni, ed è un numero molto alto, ma sarebbe ancora più alto se non si prendessero in esame in questa statistica semplicemente i lavori che sono assicurati, che sono normalmente i lavori più importanti, più grossi e più importanti. Da cui, purtroppo, il detto, ci sono due impermeabilizzazioni, quelle che perdono già da subito e quelle che perdono dopo un poco. Ma questo non è vero, io dico che ci sono due tipi di impermeabilizzazioni, quelle che sono progettate ed eseguite male, che perdono già da subito, e quelle che sono progettate, eseguite a regola d'arte, che possono durare più di 30 anni. Il tema di oggi è impermeabilizzazione a regola d'arte. Su 100 contenziosi in edilizia, quindi che comprendono tutto, le facciate, i cementi armati, gli impianti, le impermeabilizzazioni, le piastrelle, ben più di 50 si riferiscono all'impermeabilizzazione. Quindi l'impermeabilizzazione che occupano un valore del 2-4% all'interno di un edificio rappresentano oltre il 50% dei contenziosi. Ma la cosa che lascia più strabiliato è che di questo 50%, ben il 54% è causato, alla fine, quando è finita l'ATP, si scopre che è causato da errori progettuali, cioè da responsabilità del progettista dell'impermeabilizzazione, che non sempre è il professionista progettista del palazzo, magari. C'è un progettista specifico di impermeabilizzazione. Io faccio questo mestiere, io faccio il progettista di impermeabilizzazione. Comunque è sempre un fatto progettuale. Il 23% sono errori applicativi, normalmente particolari esecutivi o altre situazioni. Il 21% sono errori, purtroppo, di imbecilli che bucano l'impermeabilizzazione per far passare il tubo dell'acqua, rompono la soglia perché non entra nel vano e quindi rompono l'impermeabilizzazione, cioè vandalismi. Meno del 2% sono errori derivanti da produzione. Quindi la produzione è il minimo dei problemi. E quindi non ha senso, io penso che ci sarà qualche CTU, CTP da voi, ma io quelle poche ATP che ho fatto sono salito sul cantiere e o il CTP o il CTU hanno guardato in giro il cantiere e la prima cosa che hanno detto è difetto di produzione, ma manco per niente. Ci avesse detto errore progettazione senza aver capito niente, l'avrebbe imbroccata per il 54% dei casi. In Francia la situazione è al 56, quindi il problema è patologico, esiste, c'è e c'è in tutto il mondo. Le impermeabilizzazioni sono l'opera più a rischio di tutta l'edilizia. C'è una regola in edilizia che si chiama la regola del 7, cioè 7 giorni, 7 mesi, 7 anni, un periodo breve, un periodo medio, un periodo lungo. A seconda di questo periodo si individuano certe situazioni. Nell'impermeabilizzazione, in 7 giorni, cioè in un periodo molto breve, escono i problemi di impermeabilità dovuti a errori di applicazione. Cioè, se io non ho saldato un pezzo di membrana, non ho seguito correttamente un angolo, l'acqua entra subito, non entra dopo 6 mesi.
Quindi sono anomalie puntuali, magari difficili da individuare, ma molto facili da sistemare e comunque sono sempre poco gravi, perché arrivano probabilmente prima addirittura che l'opera venga consegnata. In 7 mesi sopraggiungono gli errori progettuali, che normalmente sono anomalie diffuse, cioè patologie, che sono presenti su tutta la superficie impermeabile eseguita in quel modo, sono molto gravi, non sono quasi mai riparabili e comportano quasi sempre il rifacimento totale dell'impermeabilizzazione. Quindi sono estremamente importanti. E queste corrispondono al 54% delle problematiche che ci sono sulla copertura. In 7 anni, cioè in un tempo molto lungo, escono fuori le anomalie diffuse, cioè le patologie dovute a errori di produzione. Ma quando escono fuori nessuno si ricorda più neanche dell'impermeabilizzazione, perché o è già stata rifatta o comunque è un discorso che uno si aspetta l'invecchiamento, ma non si aspetta che ci sia un'infiltrazione dopo 6, 7, 8 mesi. Perché 7 mesi per gli errori progettuali? Perché è un cambio di stagionale e gli errori progettuali escono fuori dopo un cambio stagionale. In Italia chi si occupa di impermeabilizzazione sono circa 8.000 soggetti a vario titolo, cioè l'artigiano, il rivenditore di materiali impermeabili, quello che fa il bricoseg, la grande impresa, eccetera, eccetera, eccetera. Di questi 8.000, chi sa fare il suo mestiere, cioè chi sa effettivamente applicare un sistema impermeabile, non sono più di 500 soggetti. Ma applicare un sistema impermeabile non significa progettare un sistema impermeabile, vuol dire che sanno mettere in opera un sistema che è stato progettato da altri, per cui se è stato progettato bene avrà un buon risultato, se è stato progettato male avrà un pessimo risultato. Quanti degli applicatori sono anche progettisti? Cioè, a quanti applicatori noi possiamo affidare a occhi chiusi anche il progetto dell'impermeabilizzazione? Diciamo che in Italia non sono più di 40-50, che sono distribuiti, diciamo, con un 50-60% nel nord, poi gli altri distribuiti per il resto dell'Italia. Le regioni dove ce ne sono di più sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna soprattutto. Quanti sono invece i progettisti che sanno fare impermeabilizzazione, cioè specialisti in impermeabilizzazione? Allora, diciamo che ce ne sono una dozzina che sono distribuiti negli uffici tecnici dei produttori di membrane impermeabili e ce ne sono meno di 7, io faccio parte di uno di questi 7, che sono professionisti dedicati a progettazione, sono esterni, liberi professionisti. Quindi un suggerimento: se volete fare un lavoro, iniziare un lavoro dove non c'è concorrenza, fate questo, siamo pochissimi. E quasi tutti quei 7 si occupano di ATP, di perizia di parte, di progettisti o di progettazione, ma comunque ci siamo veramente in pochi. E sono tutti ovviamente all'interno delle commissioni. Cosa significa progettare a regola d'arte? Allora, fino al 1976, nel periodo fra il 69 e il 76, in cui ho fatto l'architetto e lavoravo nello studio di Gio Ponti, quindi uno studio piuttosto importante, ero l'architetto di Ponti, l'assistente di Ponti, le mie impermeabilizzazioni erano definite e progettate con una riga tratteggiata. Per me la riga tratteggiata significava impermeabilizzazione, la mettevo sopra una copertura e poi erano cavoli dell'impresa a definire cosa fosse questa riga tratteggiata. Nel 1976, quando andrai a lavorare alla Vicenza Asfaltica, la più grande impresa di impermeabilizzazioni, mi resi conto che la riga tratteggiata era semplicemente una riga tratteggiata, che le impermeabilizzazioni erano molto più complesse.
Ancora oggi c'è gente che progetta con una riga tratteggiata e poi, se vuol fare il figo, ci scrive che le membrane devono essere certificate, sbagliando anche certificato con marcato, certificate CE. Allora, prima di tutto è una marcatura ed è una marcatura che indica che quel prodotto è adatto a fare un certo tipo di lavoro, ma non dà nessuna indicazione di carattere qualitativo. Ci sono prodotti marcati CE di bassissimo livello, ci sono prodotti marcati CE di altissimo livello, quindi una marcatura necessaria, ma che non mi dice nulla della qualità del prodotto. Le membrane in bitume polimero sono tutte in rotoli, sono tutte nere, ma sono una diversa dall'altra. Tanto che il prezzo, no, si capisce, il rapporto è circa 1 a 3 come rapporto dal peggio al meglio. E queste membrane vanno studiate leggendo le schede tecniche. Il percorso progettuale di un sistema impermeabile è molto complesso. Adesso non ve lo sto a spiegare, anche perché questa immagine io ve la darò. E il percorso parte da una prima fase, che è un progetto. Cosa voglio progettare? Un capannone industriale, una chiesa, una casa. Per passare a un progetto di assoluta massima, dove si indicano gli elementi essenziali che costituiscono il sistema impermeabile, a una terza fase in cui si individuano, oltre gli elementi essenziali, anche gli elementi secondari, una quarta fase che è il capitolato, e poi altre fasi. Allora, questa sequenza, se dovete progettare, deve essere seguita, perché oltretutto è pure normata. Progettare un sistema impermeabile non significa mettere delle righe tratteggiate una sopra l'altra, o non tratteggiate o tratteggiate di diverso colore. Progettare un sistema impermeabile in modo ideale è disegnare un sistema tridimensionale. Ora, col BIM è abbastanza facile, perché un sistema tridimensionale, come disegnato in questi casi, è anche di semplice comprensione da parte dall'applicatore, che normalmente non sa capire disegni in AutoCAD, mentre per lui è molto più semplice seguire la sequenza di posa di un sistema quando è tridimensionale. Lo stesso vale per i particolari esecutivi. I particolari esecutivi andrebbero sempre disegnati in modo tridimensionale, perché i nodi sono essenziali. Ricordatevi che potete usare la migliore delle membrane, potete usare il migliore dei progettisti, ma se sgarrate i particolari esecutivi, quel sistema impermeabile non funzionerà mai. Dureranno 100 anni le membrane, ma perderanno continuamente acqua. Un trucco: quando si progetta, è bene individuare se il sistema che state progettando ha dei requisiti essenziali, e i requisiti essenziali sono 7. Questo, attenzione, la verifica che io faccio, e la fanno insieme a me tutti i verificatori di conformità di sistemi impermeabili a fini assicurativi. Allora, un sistema impermeabile, per essere garantibile, per essere assicurabile, per essere cioè a regola d'arte, deve essere fattibile, funzionale, continuo, accessibile, manutenibile e durabile, e conforme alle normative. Vedete che c'è questa immagine qua a destra di una macchina fotografica. Siccome ci sono delle immagini che non troverete in quello che io vi lascerò, fate la fotografia quando vedete questa immagine. Fattibilità dell'opera. Questa è una fioriera su un balcone a Milano. Chi ha orecchie per intendere potrà capire quale palazzo è questo. All'interno, questa fioriera è stata progettata larga 30 centimetri e profonda 110.
e doveva essere impermeabilizzata, non riusciva neanche a essere pulita, figuriamoci a essere impermeabilizzata. Allora, come può un progettista progettare un qualcosa che non è fattibile? Deve pensare, io sarei in grado di farlo. No, qui ci può entrare un orangutang, ma non un uomo. Per cui ha dovuto essere riempita di calcestruzzo fino a 50 centimetri di altezza. A quel punto però gli alberi non avevano più supporto nell'apparato radicale, per cui hanno dovuto fare una serie di asole, di fissaggi, con dei tenditori di acciaio inox che tenevano in piedi gli alberi. L'opera è splendida, ma nessuno sa quello che c'è dietro. Questa è il solito archistar, in questo caso arrivava dall'Olanda, perché non è che li troviamo solo in Italia, il quale decide che gli piace esteticamente che i cristalli di una facciata, e qui abbiamo 1500 metri di fronte facciata, i cristalli di una facciata penetrino all'interno della pavimentazione di calcestruzzo. Probabilmente esteticamente è anche bello. Quindi questa si vede dall'alto, questo si vede dal basso, cioè 1500 metri di penetrazione di acqua lungo tutta questa facciata di cristallo. Ma questa è progettazione. Allora, come si fa a progettare così? Non si progetta così. Cioè, queste persone dovrebbero essere chiamate in causa e chiesti danni. E non riesco a capire perché gli archistar hanno questa e sono come il Presidente della Repubblica, non può essere accusato, non può essere fatto niente, è immune. Non si capisce. Opere idrauliche. Allora, un'impermeabilizzazione, come vedete qui, deve essere continua. Non è possibile a metà dell'impermeabilizzazione creare un ponte con un altro sistema impermeabile utilizzando un ponte che è teoricamente compatibile con questi elementi. Guardate che queste cose purtroppo sono in situazione continua, cioè la mancanza di continuità di un sistema impermeabile. Un sistema impermeabile deve essere continuo e non deve avere discontinuità, perché ogni discontinuità è una non conformità. Un'impermeabilizzazione deve durare nel tempo, non ha senso posare un prodotto che non è stabile ai raggi ultravioletti o non è stabile al freddo. Questo materiale, ad esempio, aveva 6 mesi quando è scoppiato. Peccato che il progettista non si era reso conto che questo materiale poteva raggiungere minimo una temperatura di 5 gradi sotto zero. A 15 gradi sotto zero è scoppiato. Quando costruisco una copertura deve essere accessibile. Quindi non è pensabile posizionare uta o impiantistica che rendano impossibile l'accesso all'intradosso di questi elementi. La nuova norma, dopo ne parleremo, chiede che tutti gli elementi che vengono posati sulla copertura devono essere sollevati di almeno 80 centimetri per permettere al puffo di passare sotto e andare a fare operazioni di manutenzione. Una copertura deve essere manutenibile. Cioè, non solo accessibile, perché questa è magari anche accessibile, ma mi spiegate come possa essere manutenibile? Cioè, che non si passa neanche in questa giungla? Quindi la copertura non è il rifugium peccatorum di tutta l'impiantistica, oppure lo può essere se tutta l'impiantistica è sollevata, come fanno in Germania, di 2 metri e l'impermeabilizzatore e la manutenzione può essere fatta al di sotto di questo grigliato metallico. Questi sono discorsi importanti, grazie al cielo è uscita una norma che dà queste indicazioni. Se ci sono quei 7 requisiti,
Allora, e se le membrane sono conformi ai minimi indicati dal codice di pratica, poi vedremo cos'è, e se tutto corrisponde alle normative UNI vigenti, il sistema è conforme. Quindi il sistema è a regola d'arte, il sistema può essere assicurato. Quali sono i documenti ufficiali che danno la conformità? Allora, è uscita una norma che è la 11540, la quale definisce la regola d'arte nei sistemi impermeabili e ti dice che in ordine di importanza sono le leggi dello Stato, in carenza o mancanza le leggi dello Stato, ci sono le normative UNI vigenti. In mancanza o carenza delle normative UNI vigenti, valgono i documenti tecnici redatti da associazione in categoria, esempio il codice di pratica IGRA e il manuale SIMP Italia, e in mancanza o in carenza di questi documenti valgono i manuali e le schede tecniche dei produttori, ma solo, e qui in questo caso, per il prodotto che rappresentano. Quindi io non posso prendere il manuale di uno che parla di resine cementizie e usare le stesse indicazioni su un altro prodotto. Per cui non è vero che il codice di pratica non è una norma, ma è un sostitutivo di norma in mancanza o carenza della norma. Quindi in realtà le regole ci sono e ci sono, ne sono anche tante. Fate una fotografia perché queste sono le norme che dovete comprare. Documenti reperibili sul mercato. Allora, il documento principale è copertura e codice di pratica. Esiste dal 1993, l'ho scritto io, quando ero molto più giovane, e ormai è alla sesta, settima edizione. È praticamente il Vangelo che indica tutti i minimali possibili e immaginabili che deve avere un sistema impermeabile in membrane prefabbricate, cioè sintetiche e bituminose. L'ultima edizione appena uscita, è uscita nel 2019, nel settembre 2019, siccome durante questo periodo di Covid io ho fatto molti webinar. Posso pubblicizzarlo perché io non prendo provvigione di questi libri, perché li prende l'associazione degli impermeabilizzatori. Quindi mi permetto di pubblicizzarli. Questo libro è andato a ruba, per cui mentre prima si trovava facilmente su Amazon, oggi lo si può trovare solo su questi mail, su questo sito. E praticamente cliccate dove c'è scritto autore, il mio cognome, Broccolino, e vi vengono fuori questi due libri. Poi scegliete voi se acquistarli o non acquistarli e così via. Sono intorno ai 30 euro, 35 euro. Questo libro invece è un libro che ho scritto sempre io, insieme a Matteo Fiori e Sergio Croce, che è Patologie diagnostica delle coperture continue. È un libro indispensabile per i periti, cioè per chi fa CTU, CTP, roba del genere, in quanto individua attraverso una fotografia una patologia e spiega il motivo per cui questa patologia è avvenuta e se ci sono delle soluzioni per correggerla. Quindi è un libro con centinaia di fotografie con delle schede in cui si possono individuare seduta stante, stando sul tetto, qual è il problema? Altri libri, questi io ve li regalerò invece, e sono editi, non sono libri pubblicitari, non sono dei Plian, sono libri, e sono editi dalla Polyglass. Allora, uno è Lezioni di impermeabilizzazione, che sono 20, 420 pagine, dove ci sono 20 lezioni che partono dall'ABC e arrivano alla gestione del cantiere, cioè tutto quello che dovrebbe sapere un progettista di impermeabilizzazione, con fotografie a colori, eccetera. Il libro purtroppo ha un costo molto alto, essendo stato pubblicato in poco numero, e quindi io ve lo manderò in PDF.
Però potete usarlo, potete donarlo al vostro cliente, potete fare quello che volete. Poi, siccome alla fine bisogna essere pratici, questo libro contiene una 10 o 12, non mi ricordo quante, soluzioni di capitolato di impermeabilizzazione eseguite a regola d'arte. Quindi è un libro comodissimo perché troverete la vostra soluzione, basta copiarla, c'è anche il disegno in 3D, c'è tutto e la potete mandare. Questo vi arriverà anche questo in PDF. Progettare a regola d'arte. Innanzitutto bisogna capire se una copertura è continua o discontinua. Una copertura continua è la classico tetto in cui c'è un bordo di contenimento dell'acqua e questa copertura non è legata alla pendenza, cioè la tenuta all'acqua è indipendente dalla pendenza della copertura. Una copertura discontinua è la classica copertura a tegole, a sovrapposizione di elementi in cui gli elementi sono discontinui e la tenuta all'acqua è data grazie alla pendenza, ma non potrebbe lavorare in contenimento. Quindi questa lavora in contenimento, questa lavora in dilavamento. Il problema qual è? Che spesso e volentieri una copertura continua, oggi si chiama un involucro orizzontale, un involucro verticale, rispetto a una facciata ha dei collegamenti. Questi collegamenti possono essere delle guarnizioni, può essere una scorcialina, può essere una sigillatura. Questi collegamenti, che fino all'altro ieri erano considerati parte dell'impermeabilizzazione, con l'uscita della norma 11.540 vengono definiti come parte dell'elemento discontinuo, quindi non rientrano in assicurabilità, ma devono essere oltretutto verificati ogni 6 mesi e, se visibili, anche rifatti ogni 2 anni. Quindi la manutenzione della copertura è essenziale. Le comperatevi l'11.540 perché tocca a voi preparare alla fine dei lavori un libretto di manutenzione, tipo il libretto delle caldaie o roba del genere, che deve essere lasciato a chi amministra il fabbricato e che deve essere compilato ogni 6 mesi, magari per scrivere abbiamo pulito il tetto, non abbiamo trovato nulla. Ma se non fate questo libretto in manutenzione, tutte le garanzie, tutte le assicurazioni che avete su quella copertura decadono e decadono e il proprietario vi può fare causa perché voi non avete preparato come progettista ciò che vi spettava preparare come progettista, che è il libretto di manutenzione. Nel codice di pratica troverete come preparare il libretto di manutenzione. Le patologie più ricorrenti in un sistema impermeabile, che voi sicuramente avrete visto salendo sulle coperture, ogni tanto vedete delle onde. Questa patologia ha vari significati e ha varie motivazioni. Allora, possono essere ondulazioni da retrazione, poi lo vedremo in particolare, o di reptazione di primo tipo, cioè corrugamento diagonali, cioè con delle pieghe diagonali, oppure reptazione di secondo tipo quando viene fatto un errore progettuale e si costruisce un palazzo alto posto ad ovest di una copertura orizzontale più bassa, impermeabilizzata. Dopo vedremo cosa succede tutto questo. Tutte queste patologie hanno un qualcosa in comune che è il ritiro del telo, cioè le membrane in bitume e polimero ritirano col freddo, ritirano col caldo, ritirano sempre nell'ambito di un certo quantitativo, poi si fermano. La retrazione. Un'armatura all'interno di una produzione di membrane viene trainata con una certa forza. Una volta questa forza corrispondeva a 300 metri all'ora, oggi questa forza arriva a 3.000 in Italia e all'estero arriviamo anche a 6.000 metri l'ora. Per cui questo telo, immaginatevi di tirare un golf, viene tirato, si allunga, entra nella vasca della mescola bituminosa, poi viene raffreddata, poi viene arrotolata. È un elastico che viene arrotolato intorno a un rotolo.
Questa fase di trazione causa una memoria dimensionale dell'armatura, cioè l'armatura si ricorda com'era da giovane. Per cui quando io la poso, se non la incollo bene, ricordatevi che le impermeabilizzazioni devono essere sempre incollate, quelle bituminose, sempre incollate, che vi dice che intanto c'è su un pavimento e non la incollo, vuol dire che l'impermeabilizzazione non capisce una mazza. L'impermeabilizzazione, qualsiasi sia la protezione pesante sopra, anche fosse 1 chilometro in calcestruzzo, va incollata. Perché se non si incolla, la memoria dimensionale dell'armatura entra in gioco, stacca le sormonte, per cui poi entra d'acqua, ma se io ci metto su un pavimento che non è regolarmente armato, vi fessura addirittura il pavimento in corrispondenza delle teste. Perché le membrane ritirano e la forza di ritiro è spaventosa, è oltre 500 kg su 1 metro di larghezza di ritiro. Per contrastare questo fenomeno di memoria dimensionale, le armature sono state un po' modificate. Una volta c'erano solo le armature in non tessuto di poliestere, le vedete qua, magari a filo continuo. Queste armature esistono ancora adesso. Il codice di pratica che dà dei minimali dice che questo tipo di armatura è un'ottima armatura da posizionare sotto una pavimentazione pesante fissa, sempre incollata ovviamente, ma non può essere posata. Se la pavimentazione ha sopra la ghiaia i quadrotti con i dischi oppure ha, ancora peggio, la graniglia o l'ardesia. Quindi questa di vantaggio è un'armatura che ha due direzioni identiche di resistenza, trazione e stabilità dimensionale. Per ridurre il ritiro, cioè l'allungamento in fase di produzione, negli anni, alla fine anni 90, si è cominciato a inserire all'interno delle armature dei fili di vetro, che come noto i fili di vetro non sono elastici, sono rigidi. Per cui fili di vetro monodirezionali lungo il telo dell'armatura. Ma questi fili di vetro vengono messi solo in un senso, quindi danno un'ottima stabilità dimensionale, ma una pessima resistenza alla lacerazione trasversale. Per cui, come vedremo dopo, se questo telo viene posato, girato di 90 gradi rispetto a quello che dovrebbe essere fatto, perché ci sono regole anche nella direzione di posa dei teli, questa armatura si lacererà lungo questa linea. Quindi, perché sì, lacererà su questa forza. Quindi questi materiali vanno bene, ad esempio, essere usati su superfici con finitura granigliata, ma se vengono usati su un isolamento termico, la direzione di posa è essenziale, perché se sbagliate la direzione di posa, lo vedremo dopo, la membrana si lacera. Per evitare questo problema, diciamo dalla metà degli anni 2000, cioè 2005-2006, i fili invece di essere monodirezionali hanno cominciato a essere bidirezionali, ma questa armatura costa di più di questa, per cui questa armatura va richiesta da capitolato e si chiama armatura stabilizzata bidirezionale, cioè stabilizzata con rete di vetro. Ricordatevelo, perché è questa che dovete chiedere. Se volete fare una fotografia, fatela. In questo caso la lacerazione resiste nei due sensi, quindi teoricamente è a prova di stupido. Non bisogna mai abituare comunque gli operai, né voi stessi, a posare i teli in senso inverso a quelli che devono essere posati. Quindi in questo caso poi vedremo comunque come va posata questa armatura. La patologia di primo tipo, invece, nasce dal fatto che le membrane in bitume polimero durante l'inverno
ritirano. E quindi il bitume, insieme alla sua massa, perdendo volume, cerca di andare dai lati verso il centro della copertura. Poi d'estate, quando la mescola rammollisce, entra in gioco non più il ritiro della massa bituminosa, ma il ritiro dell'armatura. E la massa bituminosa è oltretutto calda, quindi è deformabile, per cui avviene un fenomeno di ondulazione dovute a ritiri, a un doppio ciclo di ritiro invernale della massa bituminosa e estivo dell'armatura, che può creare queste ondulazioni. Attenzione, è quello che è importante, se voi incollate in modo corretto, fissate o fissate meccanicamente in modo corretto, vincolate comunque l'impermeabilizzazione, questi fenomeni non avvengono. Questi fenomeni avvengono quando l'impermeabilizzazione è stata incollata così per ridere, o sono stati usati la metà dei fissaggi meccanici necessari, o non è stato messo il primer, cioè è un errore applicativo. O del direttore lavori che non ha controllato, o del progettista che non ha indicato che ci voleva il primer, o del fatto che avete messo un massetto alleggerito su cui la membrana fintamente si è incollata ma si è staccata dopo. Quindi cosa succede? Che la membrana ritira di qui, ritira di qua e compone un vettore trasversale che è proprio in corrispondenza delle diagonali. Su questo vettore si dispongono, come potete vedere, le ondulazioni. Quindi, per i CTP e per i CTU, quando andate su un tetto e vedete delle ondulazioni diagonali, state pur certi che l'impermeabilizzazione o si è staccata, perché magari c'era un supporto umido, o non è stata incollata in modo corretto. Quindi è un errore progettuale o applicativo, andrete a scoprire poi il motivo, ma è dovuto al ritiro dell'impermeabilizzazione in due cicli stagionali, ritiro invernale della massa bituminosa, ritiro estivo dell'armatura. Passiamo alla reputazione di tipo 2. La reputazione di tipo 2 invece è quando io ho un tetto magari già esistente su cui c'è un'impermeabilizzazione e di fianco vado a costruire un palazzo. Se l'ombra che crea questo palazzo al di sopra di questa superficie, scusate, l'ombra che crea questo palazzo su questa superficie fa sì che durante le mezze stagioni io posso avere 65 gradi sulla superficie assolata, io ho 5 gradi sulla superficie in ombra. Cosa vi avevo detto? Vi avevo detto che al freddo la massa bituminosa si ritira e quindi c'è un ritiro della massa bituminosa verso la parete nella zona ombreggiata, ma questa zona è calda e quindi questo ritiro si porta dietro questa zona che è calda, perché qui è morbida. Quindi è come se io avessi una corda rigida che tira dietro un qualcosa di morbido. E questo cosa comporta? Il distacco e il tensionamento del risvolto verticale. Questa è meno facile da trovare. Ma in questo caso cosa devo fare? Allora, se sto costruendo un palazzo di fianco a una cosa, andate dall'amministratore del palazzo e offritevi di fargli una pavimentazione pesante fissa, possibilmente di color chiaro. Se dovete, state costruendo voi di fianco un palazzo alto, prevedete sicuramente una pavimentazione pesante fissa chiara di superficie. Questo è il cammino che l'impermeabilizzazione sta facendo dalla zona assolata verso la zona ombreggiata. Si chiama reptazione perché deriva dal movimento del rettile, cioè se ci fosse un filmato voi vedreste proprio il telo che facendo un effetto di rettile si sposta. E cosa combina? Combina il tensionamento dei risvolti verticali fino all'ingresso dell'acqua attraverso questi distacchi.
E una volta che è entrata acqua all'interno, la situazione non può che peggiorare. Ma una volta che l'impermeabilizzazione si è staccata, subentra anche un'altra azione, che è l'estrazione da vento, per cui l'impermeabilizzazione staccata non è più vincolata e il vento la può far volare via, come è in questa situazione. Quando andate su un tetto e vedete che oltre le linee diagonali trovate anche delle linee che si intersecano, sempre per i CTP e CTU, è perché in questa zona è subentrata anche l'estrazione da vento. Per cui la retrazione, le due tipologie di reptazione e l'estrazione da vento possono partire da sole, ma poi alla fine possono sommarsi, creando la morte della copertura. Parliamo di mescola, perché spesso e volentieri anche sulle mescole si fa un po' di errori. Allora, una mescola in bitume polimero è composta da polimero carica, che è normalmente il carbonato di calcio, e bitume distillato. Il polimero può variare dal 10 al 30%, la ricarica dal 10 al 50%, cioè da e bitume distillato. È chiaro che con queste tre combinazioni e con queste tre possibilità si possono fare migliaia di membrane. Se poi ci si mette dentro anche le variabili sulle armature, le membrane diventano veramente tante ed è difficile capire. Il bitume normalmente è il 70% di una mescola e il 30% potrebbe essere il polimero. Ma se io mescolo, prendo del bitume, lo sciolgo, lo faccio diventare caldo e ci metto dentro del polimero, io ho del bitume che contiene del polimero. Ma il bitume da solo ha le caratteristiche di più 25 gradi centigradi, sotto i 25 gradi centigradi cristallizza, cioè si rompe, e ramollisce a 80 gradi centigradi. Il polimero è meno 20-140, quindi ha delle caratteristiche ben superiori al bitume. Se io mescolo semplicemente il polimero nel bitume, avrò un bitume che ha ancora queste caratteristiche. Ma l'ingegner Breitner negli anni 60 scoprì l'inversione di fase. Cioè, si scoprì che bitume e polimero, quando sono mescolati insieme a una certa temperatura, invertono il proprio stato. Cioè, ciò che era il contenente diventa il contenuto e ciò che era il contenuto diventa il contenente. Per cui io non ho più un bitume che contiene polimero, ma un polimero che contiene bitume. E quindi le caratteristiche di questo materiale sono esattamente identiche alle caratteristiche del polimero. Questo è importantissimo perché con questo sistema usando bitume ed usando polimero, siamo riusciti a trasformare il bitume con le caratteristiche del polimero. Esistono tre tipologie di mescole ed è importante fotografate ed è importantissimo conoscere perché ogni tipologia ha delle caratteristiche assolutamente diverse. Esistono le mescole plastomeriche che derivano da bitume più polipropilene attattico, cioè che era il materiale di scarto della produzione del Moplen, oggi è diventato un materiale primario che viene venduto a un sacco di soldi. Quelle elastoplastomeriche vere, perché ci sono le false, cioè i produttori tendono a chiamare tutto elastoplastomerico, ma le elastoplastomeriche devono avere queste caratteristiche che derivano da polipropilene elastomerizzato, cioè dalle poliolefine. Lo vedete anche come formula è diversa. Quindi è polipropilene isotattico legato da una resina metallocinica che è una gomma. Nel nord dell'Europa, negli anni 60, inventarono lo stirene butadiene stirene, che stirene deriva dallo stirene, quindi un polimero dello stirene unito da una gomma che è il butadiene.
Questo materiale, mentre gli altri sono perfettamente stabili ai raggi ultravioletti e in questo caso quello dell'elastoplatomerica è molto resistente anche al calore, questo materiale è poco resistente al calore ed è molto resistente al freddo. Per cui ogni materiale va usato nel modo giusto. Allora, questo materiale non lo userò mai esposto al sole, lo userò in condizioni termiche basse. Ma questo materiale ha bisogno di una pavimentazione sopra, perché l'esposizione al sole lo rovinerebbe. In funzione del quantitativo di bitume che metto, che più o meno è sempre lo stesso, in funzione del quantitativo di filler che metto e in funzione del polimero, le membrane possono essere sostanzialmente diverse. Il codice di pratica divide le membrane in classe e dice classe S, classe prima, classe seconda e classe terza. Nell'ultima edizione del classe terza l'abbiamo censurato perché era meglio che non sapere neanche che esistesse. Allora, quanto dura una membrana? Dura in funzione della mescola. Quindi un classe S ha una durabilità presunta di 20 anni, ma io ho dei tetti che sono da 40 anni perfettamente funzionanti. Un classe prima è 10-15 anni, un classe seconda, che è quella che si usa per le barriere a vapore, tanto per intendere, ha una durata di 6 anni, ma sotto un isolante termico rimane protetta, quindi durerà anche lei 20 anni, ma esposta durerà 6 anni. Un classe terzo ormai credo che non si usino, spero non si usino neanche più. Quindi è importante che voi chiediate sempre classe S. La differenza di prezzo da qui a qui è 50 centesimi e io mi gioco magari 20-25 anni di differenza di durabilità per 50 centesimi moltiplicato 1000 che sono 500 euro. Non ha senso. Allora, vedete. Questa è la mescola vista al microscopio elettronico. È diversa. Qua questi buchi sono riempiti di carbonato di calcio. Qui il filler occupa un grande spazio. Questo è estremamente uniforme. Queste sono le tabelle in cui viene definito la qualità del prodotto. Allora, sulle membrane. E il bitume, polimero, elastomero, quali sono i vantaggi? Perché ci sono anche dei vantaggi: facilità di applicazione, la fiamma scioglie molto di più, grande adesività, è difficile che l'acqua si sposti sotto perché l'impermeabilizzazione si incolla veramente bene e quindi non crea fughe per l'acqua e quindi un'infiltrazione normalmente esce vicino al punto d'ingresso, ma non è resistente a raggi ultravioletti e se posata su una superficie bagnata fa le bolle. Adesso, in questo caso è stata posata su superfici di isolamento termico che erano umide e la membrana elastomerica non va bene essere posata su un isolante termico, perché se l'isolante termico è umido, specialmente quando è espanso, fa tutte le bolle. E queste bolle d'inverno diventano rigide e se ci metto un piede le rompo. Quindi tenete conto di queste cose. Se lo poso su una superficie cementizia umida o alleggerita, ancora peggio, la superficie. Vedete, la parte bianca è dove la membrana si è incollata, quindi non lascia continuità di fuga al vapore. E questo cosa comporta? Comporta che la pressione del vapore le ore più calde crea le bolle. Allora, questo è City Life. Cosa hanno potuto fare? Hanno posato la pavimentazione alle 5 del mattino quando le bolle si erano abbassate. Questa è una situazione di membrana elastomerica esposta ai raggi ultravioletti, è già morta, idem come sopra. Quindi l'uso delle mescole va fatto con la testa e non seguendo quello che dice l'applicatore, semplicemente perché l'applicatore è ben contento di posare un materiale che, come gli ha fatto vedere, la fiamma si incolla.
Adesso facciamo un esperimento e dovete essere onesti con voi stessi per capire se questo errore, se c'è un errore, l'avete fatto. Se c'è qualcuno, a me piacerebbe, mi dicesse se c'è l'errore, dov'è l'errore, in quale di questi disegni, sarebbe un bel colpo. Prendiamo un solaio qualsiasi orizzontale su quale posiamo una barriera a vapore qualsiasi, sul quale posiamo un isolante termico qualsiasi, polistirene estruso, esempio, sul quale poso un massetto delle pendenze, sul quale accidenti, mentre ho fatto la posa, il giorno dopo piove, però io sono attento, lo faccio asciugare per una settimana, controllo col termoigrometro che tutto sia secondo la regola, e dopodiché ci metto in realizzazione. La domanda è corretto o è sbagliata questa soluzione di stratigrafia impermeabile? E se è sbagliata, in quale di questi elementi è sbagliata? C'è qualcuno che vuole rispondere? Sarebbe divertente. Allora, non siamo attrezzati forse Antonio per fare un Ok. sondaggio, ma qualcuno Allora, dice assorbito acqua. dovete capire assolutamente questa situazione, perché l'80%, il 70% degli errori di impermeabilizzazione si fanno su questo errore. Se non capite questo, continuerete a farlo. Qualcun altro dice che l'isolante va sopra. Va sopra di cosa? Va Non lo specifica, probabilmente intende in sopra il alto. massetto? Allora, La prima, qualcun altro, la prima barriera al vapore non ha senso metterla. No. Allora, vi aiuto. Dove va messa la barriera a vapore? Il vapore va sotto. Va sotto dove? Sotto cosa? Non è specificato, forse la guaina. Ditemi dove va, sopra cosa, allora più semplice, sopra cosa va messa la barriera a vapore? Cioè mi lascia, scusatemi, perplesso perché vuol dire che fate sempre questo errore. Qualcuno dice sopra il massetto, la barriera del vapore. Ok, benissimo, questa risposta è giusta. Ma il Qualcun altro massetto diceva dove sopra andava messo? l'isolante. No, no, la barriera a vapore va messa sopra il massetto delle pendenze. Ma dove andava messo il massetto delle pendenze? Qualcuno dice all'inizio, intendendo forse la slide Ok, allora iniziale. chi ha risposto all'inizio, cioè sulle cose, è giusto. Allora, Infatti, è c'è corretto. molti rispondono Le sopra il ultime due solaio, risposte sono giuste. l'isolante. Allora, l'acqua che è penetrata dentro qui, nel periodo che io ho fatto il massetto e pendenze, dove credete che sia andato? Finire sulla barriera a vapore. E dalla barriera a vapore non si sposterà mai. Ma il massetto è asciutto quando abbiamo fatto l'impermeabilizzazione, ma l'acqua evaporerà, condenserà sotto l'impermeabilizzazione e staccherà l'impermeabilizzazione, per cui verranno fuori le ondulazioni. Quindi questo è l'errore più grave che si possa fare a livello progettuale. Vi assicuro che il 50% delle coperture, e forse più, ha questo errore. Allora vi faccio vedere. Questo è il massetto delle pendenze. Il massetto delle pendenze entrava acqua di sotto. E io vado e trovo il massetto delle pendenze costruito su un isolante termico. Il massetto delle pendenze è al 1000 per 1000 di umidità. L'isolante termico è qua sotto e guardo nell'isolante termico, rompo l'isolante termico e vedo 2 cm acqua su tutta la copertura a livello di barriera a vapore. Per mesi ho dovuto far togliere l'acqua col bidone aspiratutto. Fotografatelo assolutamente questo. La stratigrafia corretta è questa.
non è quella di prima. Quindi solaio, e sopra il solaio ci va il massetto delle pendenze, che non deve essere alleggerito, deve essere sabbia, cemento, calcestruzzo, ma non alleggerito. Questo lo dice la norma 8178/2 e il codice di pratica. Non si fa simil così, si fa così. Massetto delle pendenze, primer, barriera a vapore, isolante termico, impermeabilizzazione, protezione. Questa è la stratigrafia, non ci sono altre stratigrafie, tutte le altre sono sbagliate. Progettare una... Allora, la normativa 8178, che è uscita a gennaio dello scorso anno, finalmente, dopo anni di discussione, dà delle indicazioni sulle sequenze corrette degli elementi estratti in un sistema impermeabile. Allora, la norma non ammette inserimento di strati anche solo parzialmente impermeabili tra il solaio e il massetto delle pendenze. Questo è un errore progettuale. Lo strato di pendenza deve avere l'1% e l'1,5% quando è copertura rovescia. Deve avere sempre l'1% e l'1% deve essere sul massetto delle pendenze, perché l'impermeabilizzazione deve avere l'1%. Non è che le pendenze si fanno col pavimento, è sbagliato fare le pendenze col pavimento. Adesso affrontiamo questo problema. La normativa vi dà, e comperatela, la 8178/2, perché è come se un avvocato non comprasse il codice civile, va su internet quando ha bisogno di vedere qualcosa. La 8178/2 va comperata e riporta 24 diverse soluzioni di stratigrafia, fra cui qua ce n'è qualcuna. Allora, se io non ho l'isolante termico, questa è, non c'è bisogno di barriera a vapore, per cui solaio, massetto di pendenza e impermeabilizzazione. Se non voglio fare il massetto di pendenza, devo fare il solaio in pendenza, è accettabile. Oppure solaio, massetto di pendenza, barriera a vapore, isolante termico, impermeabilizzazione. Ma se non voglio fare il massetto di pendenza, devo partire da un solaio pendenzato. Ma se porca d'una miseria sono arrivato in cantiere e quel pirla del capo cantiere mi ha già fatto il massetto della barriera a vapore in barra impermeabilizzazione provvisoria sul piano in orizzontale, o gliela faccio togliere perché è sbagliata, oppure posso ancora utilizzare gli isolanti termici pendenzati, cioè a sezione trapezoidale con sopra l'impermeabilizzazione. Quindi ci sono chiarissime. Se non trovate la vostra soluzione in una di quelle 24 disegni che ci sono sulla norma, la soluzione è sbagliata. Quindi queste sono soluzioni corrette. La direzione di posa di un'impermeabilizzazione non è mai ad incrocio, perché l'incrocio comporta ristagno d'acqua fra le giunzioni. Il sistema di un'impermeabilizzazione a doppio strato, la direzione è sempre nella stessa direzione sia il primo che il secondo strato, e la direzione normalmente è quella della pendenza, in modo da trovare meno giunzioni possibile. A livello di singolo strato, un'impermeabilizzazione non si posa mai ad incrocio, cioè a scacchiera con incrocio delle sormonte, ma o a quinconce, a mattone, o 10 metri telo trasversale, 10 metri telo trasversale, per ridurre la sommatoria delle instabilità dimensionali dei teli. In particolare, se avete fotografatelo anche questo, in particolare se avete una copertura che è fino a 30 metri di lato, le impermeabilizzazioni andrebbero, la copertura andrebbe fatta in magari con le pendenze a incrocio, e va fatta la posa del manto, lo vedete, a quinconce dei teli, cioè a mattone. Se avete un'impermeabilizzazione di una copertura molto grande, oltre 30 metri, dovete partire con un telo trasversale, poi 10 metri, telo trasversale, 10 metri, telo trasversale, in modo che non si sommino le instabilità dimensionali del telo.
Ma siccome abbiamo scoperto che le membrane bituminose ritirano sempre, o per il caldo o per il freddo, mentre i pannelli termoisolanti come i solai, i bassetti, i cementizi, si allungano col caldo, è chiaro che io ho un materiale che le membrane bituminose che hanno un comportamento assolutamente opposto con tutti gli elementi estratti con cui sono a contatto, quindi compresi i pannelli, compresi i solai. Per cui è logico che la direzione di posa di una membrana deve essere trasversale alla direzione di movimento o di stabilità termica dimensionale dell'elemento che normalmente è l'isolante termico con cui è a contatto. Quindi le membrane devono incrociarsi con la direzione di posa dell'isolante termico. Se l'isolante termico è posato qui in conce e vedete che sugli incastri si forma una riga spezzata verde, la membrana va posata lungo la linea verde e mai sulla linea rossa, che invece è una linea su cui agiscono tutte le instabilità dimensionali del pannello che aprono si apre, per cui se oltretutto trovo un filo di vetro, come ho visto prima, in questa posizione si lacera la membrana. Quindi ricordatevi che le membrane vanno sempre posate trasversale alla direzione di sfalsamento, che è qui in conce, del pannello. Se non volete decidere subito da che lato posare le membrane, o le membrane sul tetto andranno posate come era indicato qui, secondo uno schema di falda, perché devo seguire le pendenze, voi posate i pannelli termoisolanti a spina di pesce, e che è l'unico modo per cui ottengo due linee spezzate. Quindi le posso posare e posso anche cambiare la direzione sulla stessa copertura, perché non ho problemi di direzionalità di membrana. Se io poso la membrana lungo la linea rossa, cioè la linea di movimento, la membrana si lacera. Avete mai visto questa situazione? Questo è un errore o di progettazione, perché il progettista non ha detto in che direzione andava messa la membrana, e spetta a voi dirlo, dell'applicatore che ha messo per comodità sua la direzione dei pannelli nel senso della pendenza. Quindi la direzione dei pannelli è trasversale alla pendenza, la direzione della membrana è in senso di pendenza. Stessa cosa, quindi il tetto è questo. Quindi la linea di posa della membrana è trasversale alla direzione di sfalsamento dei pannelli. Quando io mi trovo un tetto prefabbricato, è bene usare la fila di pesce, perché i movimenti del tetto degli elementi prefabbricati potrebbero incidere sull'impermeabilizzazione. I risvolti verticali. La norma 8178 finalmente, cosa che il codice di pratica diceva da 30 anni, i risvolti verticali non possono essere fatti a sensazione estetica dell'archistar, ma devono essere fatti con una logica. Per cui l'altezza minima del risvolto integro vuol dire che non è interessato da chiodi, da sigillature o roba del genere, è pulito e continuo, deve essere di 15 centimetri come minimo. È tollerato i 10 centimetri quando c'è una pavimentazione galleggiante, galleggiante vuol dire su dischi, ma se c'è una pavimentazione in autobloccanti è sempre 15, se c'è un giardino è sempre 15 e può essere 5 centimetri ad esempio nei garage interrati, nei piani intermedi, per cui l'acqua è chiaro che non raggiungerà mai questo, perché qui non ci piove, è l'acqua che portano le macchine. Questa situazione è sbagliata. Questa è una situazione vera che mi è capitata a Mestre, per non far nomi, in cui un progettista olandese, anche in questo caso, evidentemente gli olandesi, oltre a non volerci bene in Europa, non ci vogliono bene neanche in edilizia, il quale voleva che il piano proseguisse direttamente sul verticale.
per cui aveva chiesto che l'impermeabilizzazione finisse 5 centimetri sotto la quota della pavimentazione. Questo visto da sopra, e da sotto vi potete immaginare com'era. Le soglie, la norma sui disabili dice che il gradino massimo di soglia che può trovare un disabile è 25 mm. Ok, facciamolo 20 per sicurezza, ma le soglie devono essere contenute perché altrimenti l'acqua entra dalle soglie. Ma non è finito. Il codice di pratica e la normativa 8178 vi dice che l'impermeabilizzazione deve essere fatta a vaschetta. Cos'è? Questo è un angolare metallico, normalmente o in piombo, acciaio o inox, in cui l'impermeabilizzazione è in orizzontale e poi sale a fare contenimento di 20 mm superiore al piano di scorrimento dell'acqua. Questa è la membrana ardesiata su cui potete incollare la soglia e queste sono varie soluzioni. Allora, tutti questi disegni ve li troverete in questo volume, ma anche nel codice di pratica ve li trovate tutti. Le soglie sono un punto molto delicato perché la penetrazione di acqua nel sottosoglia col tempo può tagliare i ferri di armatura. Il taglio di ferri armatura vuol dire il distacco della soletta. E queste sono fotografie di errori di soglia, di impermeabilizzazione di soglia. Quindi poi qui c'è stato un architetto che ha deciso di non fare più le soglie e ha fatto, però gli piacevano i balconi, è riuscito a fare i balconi senza soglie, non so come faranno a entrare, comunque c'è. La norma 8178 dice che l'impiantistica deve essere sollevata di 80 centimetri e lo dice anche il codice di pratica. Ricordatevi che non è il codice di pratica a nascere della norma. Ma è la norma, tutte le norme nascono dal codice di pratica. E poi alle eventuali variabili il codice di pratica si adatta. Questo è City Life, dove è stato eseguito esattamente questo. Sono stati fatti dei baggioli, lo vedete, con dei tirafondi filettati con una piastra metallica ricoperta di impermeabilizzazione, sul quale sono stati avvitati i supporti dell'impiantistica. In questo caso era 1,25 m, 1,20 m. Quindi sotto qui i puffi passano. Io posso fare manutenzione all'impiantistica e all'impiantistica. Questo è il modo di progettare. Questo, fotografatelo perché non lo trovate da nessuna parte, è il particolare esecutivo di come si devono fare i baggioli. Avete mai trovato queste situazioni? Io tantissimo. Questi tubi hanno 4 anni di vita, non 40 anni di vita. Questi tubi sono i tubi di scarico della salita che da Corso Como porta a Piazza Gauletti. Allora, all'interno del cemento vengono immesse le polveri sottili di abbattimento dei fumi delle cementerie. Una volta non era così, le respiravamo noi. Queste polveri sottili non si legano al cemento, per cui se io faccio un massetto su cui devo incollare le piastrelle, questo massetto viene attraversato dall'acqua che attraversa chiaramente le stuccature delle piastrelle, altrimenti non farei l'impermeabilizzazione, e trasporta soprattutto nelle sezioni orizzontali dei tubi di scarico queste polveri sottili che a lungo andare chiudono e si cementano, finalmente si cementano, a strati, qui si notano gli strati, all'interno di queste tubazioni, chiudendo gli scarichi. Quindi cosa succede? Che i tubi pluviali sono chiusi e l'acqua esce al contorno del foro del bocchettone. Se i tubi sono orizzontali, ci mette un po' più di tempo, ma se vi ricordate che 4 anni fa Malpensa 2000 è stata chiusa perché si è allagata durante una bomba d'acqua, è semplicemente perché gli scarichi da 15 centimetri di diametro si erano trasformati in 50 mm. Quindi l'acquetta o la pioggerella funzionava, la bomba d'acqua non funzionava più. Per evitare
l'acqua attraversi il sottofondo su cui andate a incollare le piastrelle, le soluzioni sono molto semplici, basta posizionare della resina cementizia prima dell'incollaggio delle piastrelle. Rendo questo massetto impermeabile e l'acqua viaggerà per il 99% a livello delle piastrelle. Se devo posare sopra la cappa una pavimentazione in autobloccanti, in galleggiante o terra, tratto questa superficie con una resina bituminosa, pasta bituminosa, membrana liquida bituminosa, che dà il 99% di impermeabilità, per cui anche in questo caso l'acqua non attraverserà il massetto. L'acqua non deve attraversare il massetto. Questo dice l'8178/2. Attenzione, se non la leggete quella norma non farete un capitolato corretto. E allora, siccome alla fine bisogna arrivare alla sostanza, questa fotografia fatela assolutamente. E questa è la voce di capitolato che dovete inserire per entrambi gli strati di impermeabilizzazione all'interno dei vostri capitolati. È corretta, è quella che troverete su quella brochure che vi ho dato dove ci sono degli esempi. È corretta, non sbaglierete mai, va bene per pavimentazioni galleggianti, mica galleggianti, giardini, roba del genere. Fate il giardino, il secondo strato dovrà essere antiradice. Se volete esporla, il secondo strato è ardesiato, ma questa è la soluzione corretta. Passiamo a un cantiere. Ultima parte. Progettiamo a regola d'arte. Allora, cosa significa andare su una copertura esistente? Cominciamo a vedere se esiste un progetto per capire cosa c'era. Dovete essere dei medici. Poi guardiamo il libretto di manutenzione, che dovrebbe esserci se l'avete fatto. Se non l'avete fatto, fate causa al progettista, gli fate pagare la mancata attività, attivazione dell'assicurazione. E cominciate a guardare dall'aspetto visivo. Guardate che il libretto di manutenzione ci deve essere da 5 anni. Sotto l'aspetto visivo cominciamo a vedere, vediamo se è invecchiata la impermeabilizzazione, se ci sono delle patologie, poi faccio dei sondaggi, dei buchi e vado a vedere qual è la realtà dell'impermeabilizzazione. C'è acqua sotto, non c'è acqua, è vincolata, non c'è vincolata. Dopodiché prendo delle decisioni. Allora, quali sono le decisioni? No, dice, tutto sommato quell'impermeabilizzazione era in buone condizioni, faccio solo delle riparazioni puntuali. No, è invecchiata, però sotto non c'è acqua, quindi gli applico una nuova impermeabilizzazione direttamente sopra. No, sotto c'è acqua, è staccata dal supporto, è un disastro, tolgo tutto, ricomincio da zero. Attenzione che il codice di pratica non permette rifacimenti successivi al primo, cioè dopo il primo, obbligatoriamente, dopo il primo rifacimento, obbligatoriamente, il secondo non può essere fatto, si ricomincia da capo, si toglie tutto. Prendiamo adesso un esempio, questo è una copertura della fine degli anni 90, dalle parti di Milano, un grande centro commerciale, cui vengo chiamato perché hanno dei problemi infiltrativi. Problemi infiltrativi, hanno le cascate all'interno del centro commerciale. E cercano di gestirle con una serie di secchielli messi a terra. Vado sul tetto e cosa vedo? Vedo immediatamente che si sono dimenticati di fare i risvolti verticali lungo i sostegni degli impianti. Oh, porca miseria, di questo qui sicuramente entra acqua di qui, ma entrerà probabilmente altre parti, poi fenomeni di reputazione, teli messi sul piano. Apro il tetto, apro la stratigrafia e trovo la bellezza di 44 mm di impermeabilizzazione, cioè questa impermeabilizzazione che aveva circa 5 anni è stata rifatta 9 volte, 9 volte. Si sono portati via pure 50-60 kg di sovraccarico neve. Quindi il minimo che posso dire è guardi, il codice pratica dice che non può essere fatta più una volta, l'avete fatta 9. Togliamo tutto e ricominciamo da capo.
Il proprietario mi dice: tu sei pazzo, a me interessa semplicemente togliere i gocciolamenti, toglimi i gocciolamenti e facciamo su un altro strato. Dico: no, guardi, le è capitato male, io la saluto, auguri figli maschi, dico è molto più semplice mettere un cartellone con Padre Pio e magari lui protegge, non mi fa piovere direttamente sul tetto. Quindi questo prende un Archistar, il quale dice: senti, trovami una soluzione per risolvere quello che quel pila di broccolino non vuole risolvermi, e lui pensa, ci ripensa, e la soluzione è trovata, ha preso i secchielli e li ha presi a soffitto. Allora, una soluzione impermeabile, un ritacimento, non si risolve mascherando il problema, ma risolvendo il problema. Prima si risolve il tumore, poi si fa la plastica. Analisi di un rifacimento. Adesso entriamo in cantiere, un'opera nuova. Allora, come ho detto, il progettista è un medico. Quindi deve fare un'anamnesi, le analisi, la prognosi e la terapia. Questo è un capannone, è un centro commerciale importante, 2016, nei pressi di Milano, vicino a Rho. E questo è finito, e quando è stato finito? Questa è una soluzione positiva, quella di prima era negativa. Allora, questo centro sono 8.000 metri quadrati. E sarà accessibile solo per manutenzione, qualche impianto e dovrà essere termoisolato. Faccio un'anamnesi, in questo caso non le faccio perché è un'opera nuova, però faccio delle analisi e dice: cosa volete voi? E allora questi mi dicono: ma sa, dice, purtroppo c'è un problema. Ah, dico, adesso capisco perché mi avete chiamato. Il progettista, in un momento di sconforto, si è dimenticato che al di sopra del solaio andava fatta una pendenze, per cui ha considerato il solaio con un getto collaborante perfetto, che è già in opera, era la prima foto, che è questa qua, questo c'è un getto collaborante, l'ha fatto già in orizzontale, ma noi abbiamo gli scarichi solo da un lato. Per cui dovremmo caricare circa 60 cm di calcestruzzo per fare le pendenze, cosa che la copertura non porta. Cosa facciamo? Possiamo fare l'intralizzazione senza pendenze? No. Allora analizzo tutto il discorso e vado a vedere il problema. Allora, i sovraccarichi non ci si può fare. Allora, l'unica possibilità che c'è appendere il sistema di scarico a soffitto, in particolare il sistema Pluvia della Geberit, che è perfetto in queste situazioni, il quale lavora a depressione perché lavora a tubo sempre pieno, quindi i tubi sono piccoli perché devono riempirsi. Tenete conto che tutto il palazzo della regione è tutto col sistema Geberit a depressione. E metto e creo dei riquadri da 14 metri a cui al centro metto uno scarico. Quindi la pendenza che devo fare non è più di 60 metri, ma è di 7 metri, quindi 7 centimetri. Ma ciò nonostante non posso caricare. Per cui ho una sola possibilità, anche perché vogliono, siccome sotto ci devono lavorare, vogliono un'impermeabilizzazione provvisoria sulla superficie orizzontale. Ma la normativa 8178 ti dice che poi non posso costruire un massetto delle pendenze, per cui le pendenze le potrò fare solo ed esclusivamente, come abbiamo visto prima, con i pannelli pendenzati. Per cui utilizzo una membrana particolare che si chiamano membrane testurizzate, che è una membrana che ha sopra una specie di feltro di polipropilene puro, che sotto fiamma si trasforma in una colla, che mi serve per incollare il primo livello di isolamento termico, che sarà in pannelli termoisolanti in EPS, polistirene espanso sintetizzato, pendenzati. Poi, al di sopra di questi, poserò un pannello a spessore unico
in PIR, poliiso espanso, l'ex poliuretano espanso, sposato a spina di pesce perché devo continuare a cambiare la direzione dei teli, delle membrane, e su ogni spicchio. Quindi la mia stratica, vedete, il dottore si è trasformato in un impermeabilizzatore. La mia sequenza è pannelli prefabbricati, massetto delle pendenze, primer, barriera a vapore con questo feltro verde che è termofusibile. Ci sono delle correzioni da fare di pendenza perché il massetto orizzontale camposato presenta delle concavità, quindi io al di sopra della barriera a vapore devo fare delle correzioni che poi vedremo. Un primo livello di spessore più alto in pannelli di polistirene pendenziati, un secondo livello di isolamento termico in PIR con fissaggio meccanico che attraversano tutti i pannelli, blocca tutto, e l'impermeabilizzazione nera più un'adesiata. Quindi questa è la divisione, vedete che ci sono delle falde, questo sono 14 metri per 14, lo scarico è qui e quindi qui ho 7 metri di falda. Ma le falde continuano a cambiare perché la direzione di scarico e della posa dell'impermeabilizzazione è in fase in direzione di pendenza, quindi devono essere continuate. Questo è l'elemento, lo schermo vapore, elemento di contenimento. Vedete che è verde perché quando si sfiamma il fatto che diventi nero ti significa che è arrivato il momento per incollarci il pannello. E costruiamo su queste pozzanghere, realizziamo delle lisciature con delle malte a base bituminosa che non hanno necessità di spessore, possono avere un spessore di 1 mm fino a 2 cm e su cui si può incollare l'impermeabilizzazione. Quindi questi sistemi sono specifici per correzione di pendenze. Metto il sistema Pluvia, questo è il fazzoletto di collegamento per l'impermeabilizzazione, e vedete qui il sistema Pluvia incollato al soffitto. Dopodiché sull'impermeabilizzazione poso i pannelli pendenziati. Lo vedete, qui si sfiamma la membrana, il ciccione arriva lì col pannello, ci monta sopra, ci cammina sopra, e il pannello è perfettamente incollato. Questo è il PIR, questo è il primo strato della membrana, qua sto, vedete la barriera a vapore, il polistirene e il PIR che fissano meccanicamente. Il sistema di posa è a spina di pesce perché l'impermeabilizzazione deve seguire le direzioni delle linee spezzate, l'unico modo per seguire le direzioni delle linee spezzate è a spina di pesce. L'armatura, ovviamente ho usato l'armatura ideale che è questa, cioè quella bidirezionale a rete, perché altrimenti, come abbiamo visto, avrei avuto questi problemi di tessurazione. Questo è uno scarico, vedete le pendenze, questo è il compluvio diagonale e vedete che cambia su ogni falda, cambia la direzione. E questo è il giunto di dilatazione perimetrale perché quando io costruisco un prefabbricato, i pannelli di tamponamento perimetrale non sono legati al prefabbricato, quindi creano un giunto di dilatazione. La soluzione del cavolo di mettere le guscie, dimenticatela, le guscie sono vietate, l'8178 vieta l'utilizzo di guscie, dimenticatela, non si può più fare. Il sistema impermeabile va fatto in questo modo, con un elemento di rinforzo in questa cosa. Troverete tutto, tutto su sia sul codice di pratica che su questo libro che vi mando. Vedete che qua c'è un giunto di dilatazione. Questo giunto di dilatazione separa questo pannello dal movimento del tamponamento, che è un giunto di movimento che ha tre direzioni. È importantissimo, altrimenti si lacera l'impermeabilizzazione. È un errore che regolarmente fanno tutti i produttori di prefabbricati, che dimenticano i giunti di movimento. Questa è la soluzione sbagliata con la guscia. Questa è la soluzione esatta di risvolto verticale. Se volete fotografarlo, fotografatelo, però queste le trovate. Dopodiché cosa mi accorgo? Montano l'impiantistica, gliel'avevo detto di usare impiantistica non riflettente, mi montano l'impiantistica riflettente. Temperatura 137 gradi sul piano,
dove non c'è riflesso 80 gradi, l'impregnazione sta morendo. Per cui ho fatto pitturare con pittura antiriflettente, cioè opacizzante, l'impiantistica. Ricordate che l'81-78-2 obbliga il trattamento opacizzante di tutta l'impiantistica. L'impiantistica, quella di alluminio, ferro, zincato, è out, non si usa, perché è motivazione della perdita di garanzia di assicurazione sull'impermeabilizzazione. Questo è il tetto fatto, questo è il tetto finito. Chi non avesse fotografato la rifotografi, questa immagine, che è sempre la stessa di prima, alla fine vi troverete due decaloghi, che sono praticamente i 10 comandamenti. Tutto quello che ho detto l'ho riassunto in 10 comandamenti per il progettista e per l'applicatore. Questo vi verranno mandati. Questo prendetelo in ufficio e datelo dal personale con cui lavorate. Tutto quello che ho detto in modo molto molto schematico è qui dentro. I tetti si possono fare in modo corretto. È un problema di progettazione. E se avete problemi, ci sono sempre i santi. C'è San Silicone, c'è Santa Schiuma Poliuretanica, c'è Santa Padella da mettere sotto gli scarichi quando gocciolano, c'è Santo Canale da mettere sotto i giunti di idratazione. Se non avete i canali, gli ombrelli, cose, ci sono i santi ombrelli a quadretti. Queste sono fotografie prese a anni di distanza, due volte hanno usato l'ombrello a quadretti, beh, evidentemente funziona solo quello. Questo è Sant'Imbutino da scarico, qui c'è una perdita localizzata. Questo signore nel box la fa arrivare nella bottiglia, la bottiglia la svuota tutte le sere, ma se avesse più scari, più perdite, e qui basta mettere tanti imbutini e non c'è problema. Queste sono foto vere, sono quelle che mi capitano regolarmente tutti i giorni. Allora, il mio intervento è finito. Grazie per l'attenzione. Adesso c'è Lorenzo che vi parlerà 5 minuti della Polyglass e poi io sono a vostra disposizione per le domande. Passo la parola a Lorenzo. Allora, Lorenzo Ciferni dovrebbe raggiungerci a brevissimo, quindi vediamo di metterlo in collegamento. Eccoti, Lorenzo. Allora, Ciao, buongiorno a tutti. ti passo al ruolo di relatore, così vediamo di illustrare un po' alcune delle soluzioni. Tipiche, ad esempio, fra quelle che hai presentato anche Antonio Broccolino, che Polyglass utilizza, ma innanzitutto dici anche un po' chi è Polyglass e che cosa fa, per chi non dovesse conoscerla, anche se fosse difficile. Sì, certo, io chiedo ancora 10 minuti, 5-10 minuti di attenzione perché mi faceva molto piacere presentarvi appunto chi è Polyglass, la mia azienda. Però poi non scappate, che dopo facciamo le domande. Sì, poi per quanto riguarda le domande le facciamo dopo, ma veramente vi rubo 5-10 Ok. minuti al massimo. Allora, la Polyglass è stata fondata nel 69 da due fratelli, di fratelli Zanchetta. Da qui poi sono partiti e abbiamo iniziato a produrre tutti quelli che sono sistemi di impermeabilizzazione, soluzioni che possono dare la possibilità di creare dei sistemi di impermeabilizzazione totali, sia con membrane bituminose che con manti sintetici, sia in PVC che in TPO. Dopodiché abbiamo anche membrane autoadesive e delle membrane super leggere. Tutta questa produzione ha allettato la Mapei nel 2008 e questo ha portato la fusione delle due aziende. La Mapei ci ha acquisito interamente nel 2008 e quindi siamo stati a far parte del gruppo Mapei. Nel 2019 abbiamo avuto un fatturato di 350 milioni in tutto il mondo perché noi produciamo in Italia, siamo un'unica multinazionale completamente italiana, produciamo in Italia e esportiamo in tutto il mondo. In America abbiamo quattro stabilimenti produttivi. E il totale dipendenti della Polyglass si stima intorno a 500 persone.
Come dicevo, la nostra sede è a Ponte di Piave, abbiamo una superficie di 100.000 metri quadri, di cui 30.000 sono adibite a edifici e quindi a produzione. All'interno abbiamo quattro linee di produzione di membrane bituminose, una linea dedicata a quello che è il sistema di isolamento termico e due linee di produzione inerenti al discorso dell'impermeabilizzazione con manti sintetici. Vi do anche un quadro generale di chi è Mapei. Mapei è una, la conoscete sicuramente bene tutti quanti, è leader internazionale per la produzione di prodotti chimici. Stima un fatturato di 2 miliardi e mezzo, abbiamo 87 società operative in 56 paesi diversi, 31 centri, 83 stabilimenti produttivi e siamo 10.500 dipendenti. Entro un pochettino più nello specifico di cosa produce realmente la Polyglass. Noi abbiamo due canali di vendita e si suddividono tra i professionisti, quindi gli applicatori, e la linea delle rivendite. Per loro abbiamo studiato due tipi di prodotti, come potete leggere, c'è cioè la linea professionale, quindi dedicata agli applicatori, e la linea dei rivenditori. Ora, presso i rivenditori si possono trovare anche i materiali per gli applicatori. Però diciamo che fondamentalmente, avendo queste due linee, abbiamo preferito specificarle con due famiglie diverse. Successivamente siamo leader per quanto riguarda il discorso di membrane bituminose autoadesive. Questo appunto perché in America, avendo quattro stabilimenti produttivi, in America, nonostante ci siano delle grandissime città metropoli, come può essere Chicago, New York, dove ci sono strutture in calcestruzzo, la stragrande maggioranza delle strutture americane sono fatte in legno, quindi con coperture in legno, e lì è vietato l'utilizzo di fiamme in copertura. Quindi, nel momento in cui siamo andati in America, abbiamo dovuto adeguarci e trovare la soluzione migliore per soddisfare quelle che erano le richieste di impermeabilizzazione su quel mercato. Durante l'acquisizione, quindi nel 2008, lo sviluppo e ricerca di Polyglass, unito a quello di Mapei, ci ha portato alla creazione di questa nuova tecnologia che si chiama tecnologia Rapstene, che identifica un prodotto assolutamente prestazionale e performante, perché, come avete sentito da Antonio Broccolino, le membrane sono costituite da bitume, polimeri, il filler, che è il carbonato di calcio. Tutte quante all'interno abbiamo l'armatura. Nella tecnologia Rockstene siamo stati in grado di estrapolare, quindi togliere completamente il filler, quindi il carbonato di calcio, che rende il prodotto meno prestazionale, ma soprattutto molto pesante, e abbiamo trovato dei polimeri brevettati che ci consentono di mantenere la forma di una membrana, quindi alta 1 metro e lunga 10, ma con una caratteristica specifica e tecnica superiore rispetto a una linea tradizionale. Come prodotti, ci spostiamo anche sul discorso delle semi, quindi prodotti impermeabilizzanti per rinforzo delle pavimentazioni stradali. Questo è un canale di nicchia, magari a voi capita raramente di fare progetti del genere, però comunque sia. Di strade ce ne sono tante in Italia e quindi cerchiamo anche in questo caso di offrire il sistema di impermeabilizzazione migliore in base a dove deve essere posizionato il prodotto. Nata per ultima, l'anno scorso abbiamo deciso di andare incontro a tutta quella che è la movimentazione su cantiere. Ci siamo resi conto che nell'80% dei casi il danno portato agli operatori era dovuto a una conseguenza di sollevamento di peso e quindi mal di schiena e via discorrendo. Questo ci ha portato a pensare e studiare un prodotto impermeabilizzante bituminoso che rientri in normativa, quindi che abbia un peso di 25 kg. E questo è stato possibile grazie all'utilizzo di una parte di quei polimeri di cui parlavo prima per la tecnologia Rockstene, un minimo utilizzo di filler e ovviamente questo ci ha portato ad avere appunto un prodotto che pesa 25 kg. Dopodiché noi ci occupiamo ovviamente di tutto quello che è il sistema di impermeabilizzazione per coperture e falde, quindi non potevano mancare tutti i pannelli coibenti, sia preaccoppiati che nudi, che ci consentono appunto di fare un giusto sistema di impermeabilizzazione.
Da questo è legato anche il discorso del SONIC, quindi una membrana per l'isolamento termoacustico della pavimentazione. E per chiudere abbiamo, per quanto riguarda il sistema di impermeabilizzazione bituminoso, tutto quello che è inerente al prodotto speciale, quindi prodotto liquido. Andiamo da membrane liquide, vernici riflettenti, tessuti, tutto quello che consente un utilizzo diverso, ma comunque sicuro, per garantire l'impermeabilizzazione. Nel 2008, come dicevo, sono stati acquisiti da Mapei e questo ci ha portato a espandere un pochettino quella che era la nostra produzione, quindi siamo entrati anche nei sistemi di impermeabilizzazione con manti sintetici, nello specifico sia TPO che PVC. Ci occupiamo di tutto quello che è la garanzia, la sicurezza dell'impermeabilizzazione per quanto riguarda l'impermeabilizzazione in fondazione con un Mapeplan UG. Questo viene utilizzato spesso, anzi quasi sempre, per l'impermeabilizzazione delle volte delle gallerie. Successivamente abbiamo il Mapeplan TPO, che garantisce una tenuta maggiore rispetto alle impermeabilizzazioni fatte con membrana bituminosa, perché, come ci ha spiegato prima Antonio, l'impermeabilizzazione bituminosa viene fatta per incollaggio, cioè schiamiamo le membrane di adesione per incollaggio. Per quanto riguarda invece la posa del manto sintetico, viene fatta a freddo, quindi il prodotto è assolutamente indipendente, ma abbiamo una garanzia superiore rispetto all'impermeabilizzazione bituminosa, in quanto nel momento in cui andiamo a fare le sovrapposizioni, la catena molecolare del primo telo va a concatenarsi con il secondo. Questo va a creare inevitabilmente un corpo unico, quindi la resistenza, la trazione sullo scivolamento della sovrapposizione del manto sintetico non avviene. O meglio, qualora dovessero esserci degli effetti, lo strappo avviene o prima o dopo la saldatura. Per terminare con i manti sintetici abbiamo ovviamente richieste per quanto riguarda impermeabilizzare bacini e quindi opere idriche, e in questo caso utilizziamo il Mapeplan TWT. Che cosa proponiamo noi della Polyglass? A noi piace entrare in contatto con i progettisti, in quanto per noi è importantissima l'assistenza alla progettazione. Abbiamo dei miei colleghi dell'area tecnica che sono assolutamente disponibili e disposti a creare con voi quella che è la progettazione migliore per appunto arrivare alla soluzione di impermeabilizzazione ad hoc specifica per quel tipo di struttura. Lo facciamo ovviamente grazie alla nostra gamma molto completa di soluzioni. Come dicevo, abbiamo un'assistenza tecnica assolutamente super disponibile. Interessa a noi portare sul mercato sempre innovazioni, come vi ho spiegato prima, sia per quanto riguarda il Polylift, la membrana 25 kg, e per quanto riguarda la tecnologia Roxtene, ci affidiamo molto alla ricerca e allo sviluppo. Questa è una cosa alla quale Mapei e la Polyglass ci tengono veramente molto. E soprattutto, come in questo caso, visto che state partecipando, per noi è molto importante anche fare la formazione tecnica. Ora, come promesso, io ho cercato di fare tutto in maniera molto più veloce. Per me il mio intervento termina qui. Di seguito, un professionista, visto che hai parlato di assistenza tecnica alla progettazione, che è un servizio gratuito che fornite, se ho capito bene. Ovviamente sì, a noi teniamo a cuore quello che è il sistema di impermeabilizzazione, lo facciamo in maniera assolutamente professionale e completamente gratuita. Un professionista, quindi, come può contattarvi? Allora, di seguito io ho fatto aggiungere il contatto del mio agente della Romagna, che si chiama Marco Cavalieri. E gli troverete sia il numero di telefono che la sua mail, così da permettervi di mettervi in contatto con lui. Successivamente tutto quello che voi chiederete a lui, prima Kitto risponderà lui, e anche lui è altamente preparato a offrire qualsiasi tipo di risposta. Qualora vi fosse poi bisogno di avere una proposta tecnica o venire a fare un sopralluogo successivamente o preventivamente sulla copertura, Marco contatterà direttamente su in azienda i referenti, che di conseguenza contatteranno voi e troveremo la data giusta per incontrarsi per quanto riguarda il sopralluogo o redigere quella che è la proposta tecnica.
Benissimo. Richiamiamo allora con noi l'architetto Antonio Broccolino, così possiamo passare anche a dare una serie di risposte a domande. Eccoci Antonio. Allora, vi ricordo ad alcuni comunque ti giro dunque, i complimenti io, perché molti ci segnalano che hanno apprezzato lo chiarimento. Vedo ancora allora, il quadro di... Sì, ti assegno adesso il ruolo di condivisione. Sì. Ecco. Allora, okay. Nel frattempo vi ricordo che se volete vedere anche altri webinar tecnici che abbiamo realizzato con Antonio Broccolino, ma con altri tecnici anche di Polyglass, vi posto il link al nostro canale YouTube, proprio alla sezione dedicata a questo tema di impermeabilizzazione, e vi troverete anche una serie di altri webinar di approfondimento proprio su queste tematiche. Allora, Antonio, ci siamo. E cominciamo, diciamo, la sessione domande e vediamo un attimo. Allora, intanto magari se Antonio, visto che, ricordiamolo, invieremo il volume che hai presentato prima insieme al decalogo via mail, riceverete un link attraverso cui scaricarlo. Qualcuno però non è riuscito, ci segnala, a fotografare qualche slide. Se puoi magari andare sulle slide, io mi sono segnato, era la 21, quella che ricapitolava un po' le varie normative. Ok, allora, ci arriviamo. Normale. Allora, qui prendete questa, sono le leggi. Sì. Nella sequenza, se dovete fotografare. E credo ci fosse una. Queste sono le norme. Queste sono le normative. Perfetto. Questi sono i libri che dovete comprare. Ottimo. E questi sono quelli che vi manderemo. Allora, domande. C'era qualcuno che ci chiedeva anche la slide, allora dovrebbe essere la 67, quella in cui avevi fatto vedere i bagioli, come realizzare... aspetta, vediamo. Eccola qua. Sì, questa, esatto, perfetto. Questa, fate fotografia di questa e fate fotografia di questo che è l'applicazione. Benissimo. Allora, domande. La reptazione di tipo 2, ci chiedono, sì, è risolvibile solo con una protezione pesante fissa o basta anche una corretta adesione della membrana? Io direi che è risolvibile con la protezione pesante fissa. Non so, purtroppo è una situazione molto critica questa, perché la differenza di temperatura è veramente eccessiva. Con l'andare del tempo potrebbe esserci, sicuramente l'incollaggio funziona, ma dovrebbe essere allora si può anche non mettere una pavimentazione pesante fissa, ma l'impermeabilizzazione va pitturata di bianco riflettente con RUP. Per diminuire la temperatura superficiale. Ci chiedono un tuo parere su quelli che sono i pannelli isolanti preaccoppiati a guaina. Sì. Mi appello al quinto emendamento. Diciamo, allora, tento di tradurre, non sei molto convinto della soluzione. Allora, qualcuno fra l'altro ci chiede anche se puoi farvi vedere la slide delle sette regole, credo fosse decalogo. Sì, ho capito. Eccola qua. Non sono sette i requisiti. Ecco, perfetto. Così diamo un quadro. Allora, altra domanda. Qualcuno ci dice che personalmente non ha mai visto, ad esempio, nelle coperture di capannoni, il giunto di dilatazione tra i pannelli verticali del rivestimento e il piano di copertura. Ci chiede se potresti illustrare brevemente il sistema corretto per realizzarli. Aspettiamo, andiamo
Allora, non l'ha mai visto capire se le perché due purtroppo superfici è devono essere venuta a Roma, completamente però non ha staccate. visto un capannone eseguito in modo corretto. Allora, il problema è questo, vediamo se riusciamo a vedere qua. Aspetta, scusa, eccolo qua. Allora, vedete, questo è un pannello, no? Di tamponamento, che poi è questo. Spesso e volentieri si mette una guscia al piano. Ed è una porcheria orripilante. Qua lo vedete, una L di lamiera, che la vedete qui, dentro cui si incastra un pannello termoisolante, quindi si vincola questa L al piano e non è vincolata al verticale, quindi si sposta il giunto di movimento da questa posizione, perché è questa, la si sposta a 25-30 cm più in alto. A questo punto l'impermeabilizzazione dell'orizzontale io la faccio risvoltare su questo spessore. E qua lo si vede, no? Lo vedete qua, si vede qui, si vede meglio. Lo faccio risvoltare questo. Poi cosa faccio? Prendo un pezzo di membrana bituminosa, qualsiasi, possibilmente elastomerica, e la incollo solo sul verticale, facendo una scossalina morbida. Cioè, questa qui non è incollata, per cui questo movimento, che può essere avere tre direzioni di movimento, continua a lavorare su questa linea. Questa qua serve perché se perde la giunzione qua, se perde la scossalina, se perde qualsiasi, comunque l'acqua non entra qua, ma viene deviata all'interno sopra l'impermeabilizzazione. Poi faccio il rivestimento totale del risvolto mettendo dei pontage di membrana in corrispondenza delle giunzioni dei pannelli, cioè in queste posizioni dei pannelli. In questo modo è fatto, cioè in pratica io ho spostato il giunto in alto, quindi non a livello del pavimento, ho tolto le gusce e questo è un giunto di movimento a tre direzioni. È chiaro? Credo di sì. Allora, altra domanda. Nel caso di una impermeabilizzazione esistente in buone condizioni, ma in cui manca un adeguato risvolto verticale, Sì. scrivono, in quali casi è possibile intervenire aggiungendo un nuovo risvolto in sovrapposizione alla membrana esistente? Le Allora, membrane vecchia e nuova possono garantire un'efficace e duratura adesione? bisogna vedere com'è il risvolto. Allora, se il risvolto è in queste condizioni, cioè vuol dire che c'è un giunto di movimento, bisogna fare questo lavoro. E poi creare il nuovo risvolto qua sopra. È chiaro che risvolto, certamente un risvolto nuovo può funzionare. Se invece il risvolto sale da una superficie orizzontale a una superficie verticale monolitiche fra di loro, cioè collegate per getto fra di loro, questo problema non c'è. Una cosa è certa, che se la superficie è nera, la si pulisce, la si gratta un po' e l'impermeabilizzazione si può attaccare. Se la superficie è artesiata, tutta la fascia dove il nuovo strato impermeabile va a collegarsi a quello vecchio va rimossa, cioè quindi si schiamma e col calzolino si toglie l'ardesia, dopodiché lo si può collegare. Però se io userei sempre questo sistema, lo vedete questo sistema di collegamento? Fotografatelo magari questa situazione, questo è il risvolto verticale. E non è questo, le gusce non si mettono. D'accordo. E quindi anche riguardo se la richiesta se la membrana vecchia e nuova garantiscano un'efficace duratura adesione. Se si toglie, cioè si pulisce la superficie su cui deve collare, se c'è l'ardesia va grattata via la superficie dell'ardesia o del dianino, non so quello che c'è. Allora, sempre ricordo a tutti che potete porre le domande in maniera scritta utilizzando il pannello chat domande alla vostra destra di GoToWebinar.
Altra domanda, che riguarda sempre impermeabilizzazioni esistenti, in questo caso una copertura con impermeabilizzazione continua, come si opera quando bisogna fare una riparazione localizzata per qualche problema tipo tagli o fori? Beh, diciamo che se io ho ad esempio un buco in questa posizione, la soluzione è sempre quella che ho detto prima, quella del risvolto. Se la membrana è nera, la si pulisce, la si spalma, la si schiamma, la si squaglia un attimino per creare una superficie pulita. Dopodiché si fa una pezza più piccola, normalmente si dice che la pezza deve superare il foro di almeno 12-13 cm su ogni lato, e poi si mette una pezza più grande che supera la pezza più piccola, sempre di una decina di centimetri su ogni lato. Quindi se io ho un foro che è un centimetro, dovrò mettere una pezza che abbia un diametro di 25 centimetri e poi una contropezza sopra che abbia un diametro di 45. Allora, vediamo le altre domande. Ricordatevi solo di non mettere mai pezze quadrate o rettangolari, gli angoli vanno sempre smussati, arrotondati. Ok. Altra domanda, sono commercializzate le membrane autoincollanti per tetti in legno in Italia, ci chiedono? Certo, la Polyglass l'ha fatto vedere prima, adesso, si chiamano esatto. Adesso. Esatto, sono state progettate e studiate apposta per tutte quelle che sono le coperture in legno. Certo. Prima dicevo, sono specifiche per quel lavoro. Esatto, in America utilizzano spesso questo materiale perché la maggior parte delle coperture sono in legno, quindi noi abbiamo questo materiale, poi tra l'altro è un materiale riconosciuto dal Miami-Dade County come membrana antiuragano, questo per far capire quanto sia forte il potere di coesione di questo prodotto autoadesivo sulle superfici. Benissimo. Altra domanda che fa sempre, penso, riferimento anche alle cose che hai mostrato prima, Antonio, se il risvolto è stato eseguito troppo basso, si può rimediare? In che modo? Sì, sempre con le indicazioni che ho detto precedentemente, cioè va tolto, pulito, fare cose, poi va rialzato, con almeno uno strato. Allora, altra domanda, nel caso di appunto i tetti in legno, ci chiedono, non conviene una membrana traspirante? Allora, una membrana traspirante va bene sotto le tegole, in cui la tenuta idraulica del sistema è data alle tegole, oppure sotto delle lamiere grecate, per carità. In questo caso, lamiere grecate è, diciamo, la ciambella di salvataggio della tenuta idraulica primaria. La tenuta idraulica primaria a quel punto sono le tegole, sono le lamiere o roba del genere. Quindi va benissimo mettere una membrana traspirante messa sotto. Se invece l'impermeabilizzazione, la tenuta primaria deve essere data dall'impermeabilizzazione, ovviamente la membrana traspirante non può essere. Cioè, ricordatevi sempre, quando ci sono due livelli di tenuta idraulica, uno è il livello primario, cioè quello a cui viene affidata la tenuta idraulica, ed è il livello che teoricamente rientra in assicurabilità. E uno è il livello secondario, quello che subentra solo eccezionalmente o che ha altre funzioni, come la traspirabilità. Certo che può essere. Altra domanda, la barriera al vapore messa erroneamente sul solaio a pavimento fatto è rimediabile? Cioè, pavimento fatto, cioè vuol dire la partenza è stata messa una barriera a vapore? E poi, scusa, non riesco a capire. Pavimento fatto vuol dire messa sopra il pavimento, non riesco a capire la domanda. Penso che intenda sistemata una barriera a vapore sul solaio e ormai anche gli stati successivi. Il pavimento è fatto, allora esatto. Non succede nulla se nella fase tra la posa della barriera a vapore e la posa dell'impermeabilizzazione definitiva non ha piovuto. L'alternativa è che c'è dentro l'acqua.
Allora, è chiaro che se c'è dentro l'acqua bisogna toglierla. O la si toglie bucando da sotto e facendo colare per mesi l'acqua che c'è dentro, oppure cioè, si fa un assaggio e si vede come quell'assaggio che avevo fatto io in cui c'era la fotografia, si vede se c'è acqua o meno. Se non c'è acqua, si mette un'immagine di Padre Pio appesa al muro e speriamo che tutto funzioni. Secondo la tua esperienza funziona? Ok. Se non ha piovuto in corso d'opera. Se non ha piovuto in corso d'opera, funziona. Benissimo. Allora, altra domanda. La norma UNI 11.333.2, ci scrivono, prevede nel caso di un doppio strato i risvolti eseguiti con il secondo strato più lungo sulla parte orizzontale e senza fascia di rinforzo. Anche qua. Ma qua ci dicono, mentre il codice di pratica prevede la fascia di rinforzo più lunga, il primo risvolto più corto di 5 Esatto, centimetri, c'è il un secondo errore, bravo allungato. chi l'ha notato, c'è un errore sulla È sempre... normativa. Qual è la soluzione migliore? Quello del codice di pratica, tanto è vero che la norma, io sono in commissione UNI, i disegni della norma li ho fatto io e purtroppo chi ha copiato il disegno ha copiato sbagliato, per cui la norma riporta, c'è una mia raccomandata all'UNI dicendo che hanno sbagliato a pubblicare il disegno. Quindi il disegno giusto è questo. Nella prossima norma che uscirà sull'applicazione verrà corretto questo errore. Comunque, bravo chi se n'è accorto. Ok, allora, quando ci sono singole bolle di acqua fra due strati di guaina, è sufficiente eliminare la bolla tagliando e asciugando e facendo una toppa localizzata o potrebbe esserci una problematica più gravosa? Allora, questo bisogna ascoltare. Allora, se la bolla è avvenuta perché non lo, per un motivo particolare e se è stato scoperto e corretto da dove è entrata l'acqua che ha formato la bolla, sicuramente basta tagliare e sistemare. Ma se la bolla, voi le trovate delle bolle e non è piena d'acqua e non sapete da dove è arrivato il problema, prima bisogna capire da dove è entrata l'acqua e poi si comincia a correggere, perché altrimenti le bolle si riformeranno alla prossima pioggia. Quindi il problema è sempre non mascherare, ma risolvere. Allora, altra domanda. Se l'ambiente sottostante la copertura impermeabilizzata non è riscaldato e inoltre è un vano accessorio ben arieggiato, è necessaria lo stesso la barriera al vapore? Allora, io non sono un termotecnico, quindi rimando questo all'applicatore, cioè stando alla normativa di legge, che questo caso è legge, lo strato di diffusione del vapore, diffusione, di controllo del vapore, è sempre necessario quando esiste il suo estradosso, un isolante termico. La posizione di questo strato va fatta in funzione del diagramma delle temperature all'interno del pacchetto solaio isolante termico ed è compito del termotecnico individuare la posizione giusta e il tipo di materiale che bisogna fare. Cioè, è una risposta che io non posso dare, cioè bisogna avere molte più informazioni. Certo. Allora, magari rimandiamo a una consulenza più specifica che i Esatto. tecnici della Poliglas, visto che Lorenzo Ma ci non ferma. credo che la politica la risponda, cioè qui ci vuole un Ah, termotecnico. vabbè. Sì, appoggio quello che dice Antonio. Ci vuole un termotecnico, la Politas non fa impermeabilizzazione, non fa consulenza per termotecnici. Benissimo. Allora, altra domanda che forse è un po' un commento su come vanno a volte le cose sul mercato, qualcuno ci chiede, i rivenditori che suggeriscono spesso soluzioni dovute al mercato e ai vari prodotti, forse intende che magari bisogna cambiare il rivenditore, forse intende che,
Scusi, no, ripetele è un po', sì, un po' criptica, però penso che faccia riferimento che a volte certe soluzioni vengono consigliate dal rivenditore perché sono soluzioni che si trovano sul mercato, ma magari forse non funzionano, interpreto, e ci chiede, bisogna cambiare rivenditore in quel caso? basta, cioè non è che cambiare il rivenditore, perché i rivenditori sono sempre a quel livello. Cioè, no, cioè, se lei deve andare a chiedere come funziona una macchina, non chiede a quello che sta alla pompa della benzina. Cioè, ve l'ho detto, questa situazione è questa. Cioè, dovete chiedere a una di queste 50 persone o a uno di queste persone. Se andate a chiedere qui o qua, cioè, rivenditore qua. Vi potrà dire che la membrana è nera, ma non potete avere una risposta da progettista. Cioè, il Sì, problema. se posso, volevo aggiungere una piccola cosa. Come è descritto nelle slide che ho fatto vedere, siccome capita spesso che i rivenditori diano delle soluzioni, più che altro che magari quello il materiale che hanno presente in rivendita, o comunemente viene chiesto quello e quant'altro, noi come azienda appunto siamo a disposizione di qualsiasi tipo di domanda, sia per Esatto, quanto riguarda la esatto. progettazione del sistema, ma anche qual è il prodotto migliore da utilizzare su alcuni tipi di copertura. Esatto, concordo, esatto. Cioè, se avete delle domande specifiche di carattere tecnico, rivolgetevi all'ufficio tecnico della Poligra e parlerete con una di queste persone. Guardate che adesso non l'ha detto Lorenzo, ma l'ufficio tecnico della Poligras, ve lo assicuro, è il maggior ufficio tecnico che ci sia in Italia sicuro, ma probabilmente anche in Europa. Cioè il livello è altissimo. Quindi avrete a che fare con della gente che fa sto mestiere da sempre. Pensate che una di queste persone lavorava con me all'inizio degli anni 80. Quindi abbiamo fatto insieme il percorso, cioè le cose che dico io sono le stesse che dice lui e viceversa. Altra domanda, ci sono dei materiali dove le guaine non riescono a incollarsi e quindi servono degli accorgimenti particolari? Certamente, questa è una domanda anche corretta. Facciamo degli esempi, polistirene espanso estruso, la membrana non si incolla sul polistirene, lamiera zincata. La membrana non si incolla sulla lamiera zincata. La lamiera deve essere non zincata, deve essere acciaio inox. Sull'acciaio inox lucido, problemi di incollaggio alla lamiera, deve essere decappato e deve essere passata con la carta vetrata. Su mattoni, sul cotto, cosa che ogni tanto trovi risvolti fatti col cotto senza l'intonaco, c'è problema di distacco. Quindi, la domanda è intelligente comunque. Bravo. Benissimo, ma c'è anche qualcun altro che vedo che è molto addento alle questioni perché ci chiede, ad esempio, sottolinea anche la norma UNI 81782 prevede 24 soluzioni. Esatto. Secondo questo però partecipante al webinar di oggi dice forse ne manca una soluzione al punto 423 tetrovescio, figurati di Devo cosa vedere, ma parli. onestamente non mi sembra che perché considera tutte le possibilità, quindi Dice che non non è credo che prevista la pavimentazione in quel caso. come non è, cioè, esiste la pavimentazione, ci sono, tranne nelle 24 ci sono anche le soluzioni con pavimentazione. Cioè non guardate questo ne riporta semplicemente 7, sono 24. Ci sono le soluzioni con pavimentazione, forse è indicata come zavorramento, cioè questo è il concetto protezione pesante fissa, no? Sì, dice infatti c'è la figura 16, c'è lo zavorramento, ma non è prevista la pavimentazione, dice Allora, sempre. se lei lui prosegue, vedrà che poi tratta la pavimentazione. Allora, la pavimentazione può avere anche una funzione di zavorramento. Lui vedrà che quando parla di zavorramento,
troverà, quando definisce lo zavoramento, troverà anche che lo zavoramento può essere realizzato con una pavimentazione. Cioè, bisogna proseguire, dopo le 24 ci sono tutti gli strati, vengono analizzate le funzioni degli strati. Cioè, allora, c'è, tranquillo. Beh, visto che parliamo di norme, ma le norme UNI hanno, cioè sono obbligatorie, dobbiamo tenerle, no, allora, le normative UNI diversamente da alcuni stati anche europei dove sono normative di legge, non sono normative di legge, salvo alcune norme che sono trasformate in decreto ministeriale, tipo quella del vento e quella del risparmio termico. Le normative UNI sono regola dell'arte, sono riferimento della regola dell'arte, come il codice di pratica è riferimento della regola dell'arte in carenza o mancanza della normativa UNI. Allora, un progettista che non applica le normative UNI ha due possibilità: che il lavoro venga eseguito in modo corretto, che non gli dia problemi e può dormire sonni tranquilli. L'altra situazione è che lui abbia dei problemi sul lavoro che ha fatto. A quel punto subentra un CTU, il quale verificherà se effettivamente il lavoro è stato eseguito in modo corretto. Per cui l'unica possibilità del CTU per verificare se il lavoro è stato eseguito a regola d'arte è quello di prendere i documenti di riferimento indicati dalla norma, cioè quindi le normative UNI e il codice di pratica, e se lo legge e dirà sì, il progettista ha seguito queste indicazioni, oppure no, il progettista non ha seguito questo punto. Per cui ricordatevi, non è penale, ma è civile. Il progettista è responsabile della regola dell'arte. Ma se lui non segue la regola dell'arte, il progettista è civilmente responsabile. Quindi non dovete vederle come un obbligo, dovete vederle come una regola dell'arte. E su quello esiste la legge. E il progettista deve eseguire i lavori e il progetto a regola d'arte. Cos'è la regola d'arte? La mia? E quella di Peppino e la sua, la regola dell'arte sono normative uniche e codice di pratica per le impermeabilizzazioni. Allora, qualcuno ci chiede, sì, direi di sì. Qualcuno ci chiede, fra l'altro, se puoi rifar vedere ancora una volta le slide con le normative. E nel frattempo ti giro un'ulteriore domanda. Nel caso di isolanti in più strati, come deve essere fissa, come devono essere inseriti i tasselli? Beh, allora, no, la fissato, norma, diciamo, qui, degli diversi strati. Qui esiste una norma che è la 11442, che dice che comunque il primo strato va vincolato. Allora lo potete vincolare mettendo un tassello per pannello, ad esempio, o potete, ecco, questi qui sono, scusate, queste sono le due, ve lo faccio, questa è il concetto delle regole dell'arte, oppure incollare il primo strato e poi il secondo strato teoricamente potrebbe essere anche incollato sul primo, con schiume poliuretaniche o altre situazioni, ma la costruzione più semplice è fissare il primo strato con tasselli lunghi in modo che attraversino, cioè, scusate, fissare il secondo strato con tasselli lunghi in modo che attraversino anche lo spessore del primo strato e si vincoli al bassetto delle pendenze o al solare. Questo è il quadro più vivo. Qualcun altro, forse un'osservazione a quello che hai detto prima, dice perché il progettista e non il direttore dei lavori, forse fa riferimento alla responsabilità in caso di contenzioso, immagino. Dipende, allora, normalmente finiscono tutti quanti. Guardate, vi racconto un aneddoto molto veloce, che è successo a un mio amico a Napoli. Allora, c'era un'impresa grossissima che stava costruendo, grossissima, una delle più famose, che stava costruendo il centro direzionale di Napoli, di cui io ho anche partecipato.
A un certo punto hanno fatto un massetto delle pendenze in cemento cellulare in cui camminando sembrava di camminare sulla neve, nel senso che lasciavano le tracce. L'impermeabilizzatore si è rifiutato di eseguire i lavori, ha detto no, mi dispiace, gli ho fatto una cappa di cemento sopra il calcestruzzo, armata con una retina per aumentare la portata del coso, perché non riesco neanche a camminarci. L'impresa ha dato dirgli no, non mi dispiace, lei mi scriva una lettera e io gli rispondo. Allora lui ha scritto una lettera e ha scritto che il lavoro andava eseguito così, così, così. Ha consegnato la lettera a questa impresa, l'impresa gli ha risposto di eseguire il lavoro che si sarebbe assunta tutte le responsabilità l'impresa e il lavoro è andato a pallino, stiamo parlando di 100.000 metri quadri. Per cui sono andati in causa. E sapete chi è stato condannato? L'impresa e l'applicatore. Perché, nonostante avesse quella raccomandata, perché il giudice gli ha detto che tutti i colloqui che avvengono in cantiere, tra gli attori del cantiere, che sono il progettista, direttore lavori, l'impresa e i subappaltatori, non vanno fatti né a voce né a raccomandate, ma vanno fatti sul giornale lavori. Per cui se il direttore lavori non si accorge che c'è un errore nel progetto, è ovvio che è anche responsabile lui. Se l'applicatore non si accorge che c'è un errore sul progetto, è responsabile anche l'applicatore. Se tutti non si accorgono che c'è un errore sul progetto, sono responsabili tutti e quattro. È stato molto Figurati. chiaro. Allora, un'ultima domanda, direi, vista anche l'ora che abbiamo fatto, poi lasciamo tutti andare a pranzo. Allora, qual è lo spessore minimo, ci chiedono? Allora, qual è lo spessore minimo del massetto da collocare sul manto bituminoso per ottenere un efficace zavoramento? No, scusatemi, allora anche qui devo rispondervi bene. Ricordatevi che su un'impermeabilizzazione il vincolo non va dato dallo zavoramento, il vincolo va dato dall'incollaggio o dal fissaggio meccanico dell'elemento di tenuta. Dimenticatevi lo zavoramento. Lo zavoramento serve solo esclusivamente se ho una copertura a copertura rovescia, cioè che devo zavorrare per il galleggiamento un isolante termico. E lì è molto semplice, la legge di Archimede, cioè la spinta deve essere inferiore allo zavoramento. Quindi è un calcolo, se ho 10 cm di polistirene estruso, probabilmente dovrò, che ho una spinta di 100 kg, dovrò mettere uno zavoramento che è superiore a 100 kg. Ma sull'impermeabilizzazione non pensate di vincolare il sistema impermeabile bituminoso con lo zavoramento. È possibile con manto sintetico, ma con lo zavoramento no. Il sistema impermeabile va vincolato con incollaggio o fissaggio meccanico. Lo zavoramento è una protezione, che per carità schifo non fa, perché aiuta ad esempio a ridurre la possibilità di formazione di ondulazioni. E in questo caso lo spessore minimo di una cappetta cementizia da mettere su per me è 5 cm. Qualcuno la fa da 4, ma è facile che si fessuri. Ma non chiamiamola zavoramento, chiamiamola col suo nome, protezione pesante fissa. Benissimo, grazie allora di tutte le risposte. Direi che chiudiamo qui il webinar di oggi. Ringrazio quindi Antonio Broccolino, ringrazio anche Lorenzo Ciferni, ringrazio tutti voi per essere stati con noi così numerosi fino alla fine e vi ci diamo appuntamento magari a una prossima occasione in cui continueremo a parlare delle questioni che riguardano l'impermeabilizzazione. Vi ho postato il link del calendario anche dei nostri prossimi webinar, quindi se siete interessati seguite eventualmente il calendario e troverete ulteriori appuntamenti su questo. Ecco, volevo Grazie. dirvi, se c'è qualcuno che è interessato, io terrò un corso all'Ordine degli Architetti di Milano
mi sembra il 2 luglio, e con 4 crediti formativi, però bisogna essere architetti. D'accordo. Allora, oggi principalmente i partecipanti sono tutti geometri, credo, quindi... Però ci sono tanti laureati in architettura. Certo. Allora, benissimo. Grazie ancora a tutti e alla prossima occasione. Buona giornata. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci a tutti. Che non vi siate annoiati. Arrivederci.